Bulbasaur a tutti, Venusaur a tutte, io sono Ale D e siamo qui per l'episodio 15. Cosa prendi? Ultimo caffè prima di andare via. Il bar sta per toccare il fondo e non sai come rimetterti in carreggiata. Per fortuna ci sono i tuoi amici. Il Cozy Bear non deve affondare per nessuna ragione. C'è ancora un'ultima speranza, organizzare un crowdfunding. Si annuncia una serata piena di sorprese, e non solo per il bar. Cominciare. Ma inizia benissimo, perfetto. Mi dispiace, ma questa volta la situazione è ancora più catastrofica dell'ultima volta, Lady. Ok, intanto siamo tornati dalla vacanza. Ovviamente, niente momenti con Ryan, ovviamente. Perfetto. Allora. Ok. Oh. No, così era giusto, ok. Così, perfetto. Ok. E poi la parte più complicata. Vedo che i pa comunque non me li dà più. Me li ha dati solo 2 volte, me ne ha dati solo 500. Non mi lamento, per carità, però all'università mi sembra che me ne ha dati di più. Forse mi ha dato tipo 200 pa per 3 volte, non saprei, non mi ricordo. Ok, spero che vada bene. Vediamo come andrà questo episodio. A livello di illustrazioni e di cose, voi sapete. Io, completamente a caso, nessuna aspettativa, non ho idea di cosa succederà, non ho proprio idea, zero. Comunque, mi dispiace, ma questa volta la situazione è ancora più catastrofica dell'ultima volta, Lady. Con l'80% del suo capitale sequestrato dai tribunali e nessuna prospettiva di ritorno finanziario, non avremo altra scelta se non chiudere il suo conto entro la fine del mese. Ma è tra 2 settimane. Lo so, mi creda, ho lottato per lei da quando tutto le è piombato addosso. Ho cercato di guadagnare tempo, ma i miei superiori sono irremovibili. A meno che lei non riesca a trovare 50.000 per rimettersi in carreggiata e che la loro provenienza sia irreprensibile. La mia gerarchia ha gli occhi puntati su di lei e su di me, a dire il vero. Non erano contenti di essere implicati in un caso di riciclaggio di denaro legato alla droga. Ma mi sto perdendo in chiacchiere, insomma, se non riesce a recuperare quei soldi in un paio di settimane. Temo che questa sia la fine del Cozy Bear. Signor Biprei, lei si rende conto che questo è impossibile?
Glielo dico di nuovo, ho fatto tutto quello che potevo, ma senza i proventi dell'asta sta perdendo soldi ogni giorno. E non vedo cosa potrebbe invertire la tendenza. Io capisco. E purtroppo non ho nessuna soluzione. Se ha qualche idea, mi chiami per discuterne. Hai il mio numero di telefono. Prendo volentieri un macchiato da portar via per sostenere lo sforzo bellico. Ma senta, è da un po' di tempo che la sua cameriera continua a lanciarmi delle occhiatacce da dietro al bancone. E sto avendo un po' paura. Ah, immagino che non abbia dimenticato il suo suggerimento di licenziarla l'ultima volta che il Cozy Bear era nei guai. Allora può rassicurarla. Non è più questo il punto, purtroppo. Questo sequestro ha lasciato un tale vuoto nella sua contabilità che non basterebbe nemmeno questo per farla rimettere in carreggiata. Lo so bene. Le porto un macchiato da portare via, sono 50.000. L'ammiro per essere ancora capace di scherzare in queste circostanze. Cos'altro posso fare quando tutto sembra un brutto scherzo? Gli ho portato il caffè e ci siamo salutati con un sorriso imbarazzato. Non ce l'ho nemmeno con lui. Sembra che il mio destino sia stato segnato il giorno in cui l'ho messo nelle mani di Dan. L'avevo detto. E anche se finisse per pagare tutte le sue magagne, ciò non rimborserebbe il vuoto che ha lasciato nei miei conti. Comunque non mi resta che attendere la fine con dignità, forza e onore, come si dice. Vai a lavorare, ma scherzi. No, comunque lui l'aveva detto, eh. Il signor Biprei. Stavamo parlando una mattina quando il giorno dopo che avevo fatto il contratto con Dan, poi quale contratto? Non c'è mai stato un contratto, però vabbè. E il signor Biprei aveva detto. Dato che è tutto legale, dato che sono soldi legali, ce l'aveva detto, era palese. Però visto che adesso si è messo a parlare di illegalità, mi è venuta in mente la stessa identica scena di 10 episodi fa. Quando abbiamo parlato, quando io mi sono tolta dai pasticci, abbiamo parlato. E lui ha detto, visto che sono soldi legali, e tutte cose, insomma. L'avevo detto che è sbagliato mettersi in debito, cioè, di non fidarsi, ma nessuno mi ascolta qui. Vabbè. Allora cosa ha detto? Mi dispiace Nina, ma è la fine. Ah, comunque, scusatemi, comunque sì, era palese che facessero un crowdfunding, cioè è la prima cosa da fare, è la prima cosa a cui pensi, una colletta. Con tutti gli amici che hai, la modella Ambra Castiel che ti ha già offerto dei soldi, tra l'altro. Ok, Yun forse no, Praia forse no perché si è appena licenziata anche lei, però c'è cioè, tutte le persone importanti, la Aster, Violet. Chani che può vendere i quadri, cioè nel senso. Faccio notare solamente un'ultima cosa, poi sto zitta per sempre. Le tazze che vedete, queste qui, forse sono dei camei, non lo so, perché ce n'è una anche nell'ufficio di Praia, ho notato. O di Renata, insomma. E un altro. Ce n'è un altro da un'altra parte. O nello studio di Castiel, insieme alle bottiglie. Oppure nello studio di Nathaniel, forse. Non lo so, però le ho già viste.
Nell'ufficio di Praia sono sicura. Credo, mi sembra. Boh, però le ho già viste sparse in diversi altri scenari. Allora cosa ha detto? Mi dispiace Nina, ma è la fine. Abbiamo fino a fine mese e poi possiamo chiudere bottega. A meno che tu non abbia una soluzione magica per trovare 50.000 bigliettoni, siamo fregati. Mi dispiace. Di solito le idee non mi mancano, ma questa volta sono completamente a corto. Ci rifletterò, promesso. Anche se 50.000 sono tanti, lo so. Comunque, se vuoi prenderti del tempo libero per trovare un lavoro, fai pure, posso capire. Stai scherzando? Sarò al timone con te fino alla fine. Puoi contare su di me. E tra l'altro... Ciao Steve, non hai lezione stamattina? Ciao Nina, ciao signora Lady. Non sono ancora sposata e probabilmente non lo sarò mai, giocando così, in questo modo. L'insegnante di ginnastica si è rotto il braccio. Quindi iniziamo più tardi. Oddio, Boris? No! Capisco. Allora cosa prendi? Una cola. Comunque vi ho sentito. C'è qualche problema? Possiamo dire così, sì. Non capisco. Però sembrava andare bene. Aveva anche assunto un'altra cameriera. E non una chiunque. Dan Butler. La miglior giocatrice Azrock del paese. È stato incredibile. Pensavamo di avere le allucinazioni quando l'abbiamo riconosciuta. Tra lei e Crowstorm, lei conosce sicuramente un sacco di star, signora Lady. Vedo che sta andando bene per lei. Almeno c'è qualcuno che ce l'ha fatta, è già qualcosa. Ma non me l'ha ancora detto. Come mai dovrebbe chiudere? È complicato, lascia perdere. Oh no, non lasceremo che la gente pensi che sia colpa tua, Lady. Pensa che siamo stati truffati da un signore della droga. Il tizio che forniva i quadri per le nostre vendite. Beh, in effetti i compratori erano dei complici e venivano a riciclare il denaro. E la polizia ha sequestrato tutti i nostri risparmi. Nina, non so se non tutti devono saperlo. Stai scherzando? Invece penso che dovrebbe farlo sapere. Lo so, ma questa è ritardata. Cosa devo farci io? Mettere l'annuncio, fare la notizia sui giornali, sui social, fare un video, spiegazione, non lo so, tutto quello che vuoi. Farebbe il giro e le persone ci aiuterebbero, però lei è ritardata. Cosa devo fare io? Sa cosa dovrebbe fare? Una campagna di finanziamento partecipativo. Perché la gente che non è mai stata qui dovrebbe finanziarmi? Non ha senso. Cosa? Non ha mai dato soldi a un artista che le piace tramite crowdfunding? O per una buona causa? Sì, ma non è che io abbia qualcosa da offrire. E la mia unica buona causa è la sopravvivenza del Cozy Bear. Esattamente, racconti cosa le è successo, la gente ama le storie folli. E per le ricompense, non so. Può offrire da bere in cambio? Un album Crowstorm autografato, un'ora di allenamento da Dan Butler? Cosa del genere? Capisco l'idea, ma ci vorranno ore di coaching e album autografati considerando l'entità della somma. Sì,
Sai, Lady, forse non ha tutti i torti. Spesso assistiamo a grandi esempi di solidarietà online. Basta solo che diventi virale, vedrà, rimarrà sorpresa. C'è un tizio che ha raccolto 10.000 dollari per un'insalata di patate. Quindi perché non lei? Non saprei. Mi sembra così assurdo pensare che degli estranei possano aiutarmi. Ci sono tante altre cause. E allora hai un'idea migliore? No, non abbiamo niente da perdere, tanto vale provarci. E poi, Lady, hai passato la tua vita ad aiutare tutti, sempre, senza mai chiedere nulla in cambio. Quindi non pensi che sia arrivato il momento che gli altri aiutino te per una volta? Steve, questa coca te la offro io. Forse hai appena salvato il Cozy Bear. Dici davvero? Fantastico! Sarebbe così triste se chiudesse tutto. Non c'è da preoccuparsi, ci saranno sempre altri bar. Suo coraggio, signora Lady, non si abbatta. Forse il crowdfunding funzionerà. Aspetta, non ho ancora preso una decisione su questo. Devo pensarci. Vuoi aspettare che il tempo passi? Lady, vuoi davvero farmi arrabbiare? La conosco, quando fa così è inutile cercare di farle cambiare idea. E devo dire che il suo entusiasmo è un po' contagioso. Steve ha lasciato il Cozy Bear continuando ad insistere altre 1.000 volte. Ho detto a Nina di andare a casa. Ha detto che avrebbe iniziato a scrivere tutti i testi per il crowdfunding. Ho passato la giornata a pulire, immersa nei miei pensieri. Ci ho ripensato. Su una cosa ha ragione. Cosa ho da perdere? Mi sembra assurdo, ma cosa non lo è in tutta questa storia? Ero a questo punto della mia riflessione quando è entrato. Oddio, aspetta un attimo, non sono pronta. Per favore, tregua, per favore. Allora, io non lo so, non lo so cosa succederà, ok? Io non lo so, mi dispiace, vorrei saperlo, però non lo so. Non so chi è entrato, ok? Io ho la route con Ryan, però cioè, lo sapete i casini, ok? Quindi magari adesso è Eric e mi fa stare con Eric. Ho combinato un casino, ne siamo tutti consapevoli, perfetto, bene. Non so con chi mi fa stare, ok? Non lo so. Non so che cosa il gioco ha registrato. Potrebbe essere Ryan. Perché sto con lui ormai e perché nell'episodio scorso mi ha perdonato. Ma potrebbe anche essere Eric. Va bene. Sono un idiota. Vabbè, devo schiacciare, giusto? Sì, per forza, ok. Ero a questo punto della mia riflessione quando è entrato. Dio santo, dimmi di no. Vabbè, è inutile ritardare l'inevitabile. Non lo so che cosa ci fa qui, non lo so. Non lo so, veramente, non so più niente. Non voglio veramente parlare, mi viene da piangere, veramente. Non. Cioè.
Ho rovinato tutto, ho buttato via 20 episodi, non so quanti sono. Cioè, non riesco nemmeno a parlare, non so cosa dire veramente. Non ho parole, non, vabbè, boh. Ok, andiamo avanti. È l'unica cosa che si può fare, andare avanti. Ho pensato che fossi in missione, visto che non eri qui stamattina. Dopo tutto quello che era successo tra noi, ho temuto che Eric sarebbe scomparso dalla mia vita. No, me la dà con lui. No, 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 fermate il mondo, fermate tutto. Ma tutto questo solamente perché ho il lobometro alto con lui, ma ci rendiamo conto? No, no, ragazzi, no, 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 no. Io cancello, cancella tutto, torniamo indietro, vi prego. No, io non posso sposarmi con lui. Ma Ryan, ma non ho nemmeno fatto il tradimento, ma che di... ma... ma cosa significa? Ma cosa faccio adesso? Boh, basta, veramente basta. Dopo tutto quello che era successo tra noi, ho temuto che Eric sarebbe scomparso dalla mia vita. Ma credo che niente si metterà mai tra lui e la caffeina. È tornato molto presto. All'inizio eravamo entrambi un po' imbarazzati, ma un mese dopo le cose sono tornate alla normalità. È rassicurante vedere che alcune cose si possono risolvere. Cosa vuol dire pensavo che fosse scomparso dalla mia vita? Cioè, a me sta per venire un infarto. Ha tenuto in considerazione le scelte precedenti, sì? Cioè che noi due abbiamo chiuso, che Ryan mi ha perdonato, anche se ho il lobometro di lui più alto di quello di Ryan. Vorrei una spiegazione per tutto questo. Ehi, cosa vuoi? Sei tu che mi hai fatto capire che dovevo vedere altre bariste, no? No, in realtà ero in riunione. Se qualcuno mi avesse detto di tutte le difficoltà amministrative che comporta un'operazione del genere, penso che avrei preferito essere un vigile urbano. Un mese dopo non riesco a vederne la fine e io ho visto il consulente stamattina a proposito delle mie finanze. Ah, allora cosa ha detto? Che tra 2 settimane dovrai davvero trovarti un altro bar di fiducia. Voglio dire, a meno che Nina non abbia ragione. È stata convinta da uno dei nostri giovani clienti che l'unico modo per uscirne è il crowdfunding. Sai, i siti dove la gente può donare. Comunque non è che abbia molte altre opzioni. Bene, e con questo non è che voglia cacciarti, ma mi aspettano. Ultimo caffè prima di andare via? Credo che conosciamo entrambi la risposta a questa domanda. Dopo aver preparato il caffè, l'unica cosa che restava da fare era chiudere. Buona serata, a presto, immagino. Sai benissimo che sarà così. Buona fortuna con il tuo crowdfunding. Non mi dispiace tornare a casa. A me sì, a me
A me sì, perché non so cosa. Cara, sei tu? Come mi hai chiamato? Scusa. Aiuto. Vedete che il suo è a 70 e l'altro era 90? No, vabbè. Cara, sei tu? Aspettavi qualcun'altra? Non lo so. Non ti ho sentita, stavo finendo di passare l'aspirapolvere. Mi sembra che pulisca 2 volte al giorno in questo periodo. Ha molto tempo a disposizione, visto che ha deciso di prolungare il suo congedo. Non posso lamentarmi. Oh, non hai un bell'aspetto. Se solo sapessi, Ryan, quanto sto sudando in questo momento. Quanto sto tremando. È a causa dell'incontro con il tuo consulente bancario, giusto? Non ho detto niente, era inutile. Mi ha abbracciata teneramente. Avrei voluto rimanere lì e non muovermi più. Devo dire che dal nostro soggiorno in montagna le cose vanno benissimo tra noi e non sarei sopravvissuta a questo mese di angoscia senza il suo sostegno. Vuoi parlarne? Temo che non ci sia molto da dire. Ho 15 giorni per trovare 50.000 o la festa è finita. 50.000? Ma è una follia! Come si aspettano che tu raccolga una tale quantità di denaro? Sarà complicato, non te lo nascondo. Ho un'idea, ma per quello che può valere. È stato un suggerimento di Steve, sai, quel ragazzo del liceo che viene spesso al bar. Beh, è inaspettato, questo sì, ma a questo punto perché no? Pensa che dovrei chiedere i soldi su un sito di crowdfunding, raccontando la mia storia. E più ci penso, più quest'idea mi piace. È un po' idealistica forse, ma a Nina l'idea piace tantissimo, a me un po' meno, ma. Allora, calmiamoci, perché qui io non so più fare le scelte, abbiamo capito. A Nina l'idea piace tantissimo, a me un po' meno, ma vabbè, tanto la farei comunque, quindi. E più ci penso, più quest'idea mi piace. È un po' idealistica forse, ma. Sì, farei la prima. Sì, sai, tutte le idee alternative che hanno funzionato iniziano come idealismo. Mi piace pensare che la generosità abbia ancora un significato in quest'epoca individualista. Prende forme diverse, ma. Sì, beh, l'idea è anche quella di trovare delle controparti da offrire alla gente. Pagano un po' di più, ma. Sì, capisco il principio. Un sacco di riviste di carattere confidenziale sono sopravvissute o sono state impostate in questo modo. Partecipo sempre. Quando è possibile, anche per quelli con cui collaboro. Collaboro. Allora cosa offrirai in cambio? Ci sto pensando, stavo pensando che potrei fare una festa. Questa è un'ottima idea, potresti chiedere ai Crowstorm di suonare, no? Se credo alla popolarità dell'hashtag che porta il loro nome, c'è una vera
aspettativa riguardo alle novità che li riguardano. A volte mi spaventi, ma questa è una buona osservazione. Chiederò a Castiel. E ascolta, perché non fai anche un'ultima asta? Dopo tutto quello che è successo, non sono sicura di voler fare un'altra vendita. Credimi, se ho imparato qualcosa quest'anno è che quando sei accusato ingiustamente, la cosa migliore che puoi fare è alzarti con dignità e orgoglio. È così che avrei dovuto agire col senno di poi. Non essere troppo duro con te stesso, sei stato molto sotto pressione. Detto questo, so cosa vuoi dire. Ed è vero che un'ultima vendita sarebbe almeno l'occasione per esporre una volta Chani. Mi sembra un buon auspicio, non credi? Ryan, non voglio fare il passo più lungo della gamba. So che è un progetto un po' folle, ma più ci penso, più comincio a credere che potrei farcela. Sarà sicuramente un po' di lavoro, ma ho la mia occasione. Occasione. Sono riuscita ad addormentarmi sentendomi un po' più serena. Forse c'è speranza? Forse c'è speranza anche per l'illustrazione, mi stai dicendo? Ha detto che va benissimo tra loro dalla montagna. Parole sue, non mie. Quindi vuol dire che non ha preso in considerazione il bacio come tradimento? Cioè, non voglio dire niente perché me la gufo e basta. Però sembrerebbe così. Ma la scena di prima con Eric era solamente di introduzione, praticamente. Ho capito, mi sono spaventata a morte. Per farci il riepilogo del fatto che tutto è tornato normale, cioè che io sono tornata col flirt e che tra di noi c'è stato, cioè c'è un rapporto normale dopo il fatto. Ok, sì, ma non era necessario spaventarmi così, visto che avevamo già chiarito nell'episodio scorso all'ufficio di Nat. Avevamo detto di dimenticare questa storia, vabbè. Ma non ho dormito meglio, anche se almeno la mia giornata ha uno scopo. Ed è il momento di rimboccarsi le maniche. Provo uno strano misto di angoscia per il Cozy Bear e di eccitazione per questa campagna. Ma meglio non mettere il carro davanti ai buoi, ecco appunto. Prima di tutto bisogna fare un video esplicativo. Ho fatto i preparativi necessari aspettando Nina. Quando ha visto il mio cellulare e la sedia accanto al bancone, il suo viso si è illuminato. Ha capito subito. Hai preso la decisione giusta. Ho chiesto a Yun se potesse aiutarmi a fare il video, purtroppo però non è riuscito a liberarsi. Era dispiaciuto per me, certo, ma non ho potuto fare a meno di trovarlo un po' distante. A volte ho l'impressione che poco a poco ci siamo un po' allontanati. Bah, è così. È molto occupato, non posso certo pretendere che molli tutto per me. Ce la sbrigheremo senza di lui, tutto qua. Mi metto qui davanti al bancone? Va bene secondo te? Credo di sì. Perché? Che differenza fa? Aspetta, appoggio il telefono contro una tazza, altrimenti tremo troppo, non viene bene. Dov'è il treppiedi? Ma santo cielo! Allora, dimmi, hai pensato al modo in cui presentare la cosa? Nina è quasi più motivata di me. Ha passato la mattinata a lucidare nervosamente la vetrina e a darmi consigli per il video. La vedrei benissimo a dirigere degli attori su un set cinematografico un giorno.
Io penso che dovresti essere diretta, dire che sei stata tradita, che sei vittima della criminalità organizzata. Strappare qualche lacrima alla gente, insomma. Sì, avevo qualche dubbio, ma credo che abbiate ragione. E poi almeno facciamo qualcosa di diverso. Già, anche Steve me l'ha detto, ma non me la sento. Spero che questo non influisca. Già anche Steve me l'ha detto, ma non me la sento. Avevo qualche dubbio, ma credo che abbiate ragione. E poi almeno facciamo qualcosa di diverso. Boh, magari sarà un totale disastro, o forse sono tutte e due neutre, non saprei. Provo la prima. Se con una storia così incredibile non riesco a distinguermi dalle altre richieste di donazioni, non so proprio cosa ci vorrebbe? Ok, correrò il rischio. Adesso sì che ti riconosco, hai ragione, e sono sicura che sarà molto commovente. Magari raccoglieremo anche più del previsto, vedrai. Dai, mettiti in posizione, faccio il check. Attenti, attrice in posizione e azione! Abbiamo rifatto la ripresa perché la prima volta Nina mi ha fatto morire dal ridere. Spero che stia in piedi, vedremo, almeno non mancherà di spontaneità. Bene, lo posto sulla pagina e metto tutto online. Sei sicura di non voler parlare del resto? No, no, informeremo la gente man mano che le cose si preciseranno. Per il momento ci limitiamo alle donazioni standard e alle prevendite di bibite per la serata. Un'ora dopo era online. Ho inviato email e SMS a tutti i miei contatti per informarli della vendita, facendo attenzione ad eliminare dalla lista tutti quelli che mi aveva fornito Dan. Credo che la parte più difficile comincia adesso, non mi resta che aspettare. Cosa vuol dire? Che carino, il porcellino! Ah, è tipo una barra, tipo un lovometro che sale, forse? Non lo so, cosa ci fa lì? E il tempo sembra non passare mai quando è misurato da un contadonazioni che guardi freneticamente ogni 10 minuti. Beh, diciamo ogni 2 minuti sarà l'eccitazione dell'inizio. Oh, però è incredibile, c'è già qualche donazione su Twitter a quanto pare. Oh, è Chani, perfetto, così smetto di ossessionarmi. Lady, sono io, ho appena ricevuto il tuo SMS e letto la pagina sul sito. Mi dispiace così tanto per te, cara, mi sento in colpa, non lo sapevo neanche. Neanche la polizia lo sapeva, figurati. Negli ultimi mesi non ho avuto un attimo di respiro, ma se avessi saputo che... Non ti preoccupare, Chani, sono felice di sapere che le cose procedono bene per te e di sentirti. Del resto, volevo chiamarti per parlarti di un progetto di mostra. E se dovesse essere l'ultima che faccio, vorrei davvero che fosse la prima che fai tu, come avevamo detto. Voglio dire, se sei d'accordo. Scherzi, è appunto quello che volevo proporti. Ti va di venire da me adesso? Arrivo, sarà l'occasione per recuperare il tempo perduto.
messo giù. In ogni caso devo fare qualcosa, non posso passare la giornata incollata all'indicatore delle donazioni. Nina, una buona notizia. Chani ha proposto di esporre dei quadri per la vendita all'asta. Vado da lei. Fantastico. Hai visto? Le cose cominciano bene. E alla grande. A dopo. Sì, a dopo. Porcellino. Ah, ma è sempre qui così. Ma perché? Tanto non le vedo le monete che salgono. Quindi perché? Vabbè. Ok. Vabbè, ma perché me lo devo portare dietro? Ah, perché ce l'ho sul telefono, giustamente. Ok, va bene. Lady mia, da quanto tempo? Troppo. Ci siamo abbracciate, strette, come se non ci fossimo più viste da 10 anni. Anche a me era mancata. Ho così tante cose da raccontarti, ma non sono l'unica, credo. Siediti comoda, insomma, dove trovi. E raccontami un po' cosa succede mentre preparo il tè. Ah, anche i tuoi tè mi sono mancati. Per il resto, da dove cominciare? Le ho parlato delle conclusioni delle indagini di Nat e Eric e dell'arresto di Dan, come pure delle conseguenze per il Cozy Bear. Alla fine la teiera era vuota. È una storia inverosimile. Yael me ne ha un po' parlato. Per giunta, non ti ho detto tutto. Non è il solo evento che ha sconvolto la mia vita ultimamente. Gli ho detto cosa era successo con Eric. Mi ha fatto bene. Ti giuro, Chani, quando lui mi ha guardata così, senza dire niente, ho creduto davvero che il mio cuore si fermasse. Per fortuna ha trovato la forza di passare oltre, altrimenti non me lo sarei mai perdonata. A volte mi sento ancora un po' in colpa, però è paradossale, credo proprio che questa discussione ci abbia fatto bene. Non è affatto paradossale, se vi siete trovati in questa situazione vuol dire che c'era qualcosa che non andava. Quello che hai fatto è coraggioso, confessare tutto così, ma questo vi ha permesso di chiarire le cose. E di mancare l'illustrazione. E di realizzare tutto quello che rappresentate l'uno per l'altra, non è cosa da poco. E poi in fondo bisogna aver avuto delle scelte da fare per essere sicuri di aver fatto quella giusta, no? Per fortuna che ci sei, Chani, i veri amici si riconoscono nelle avversità. No, i veri amici si riconoscono perché non giudicano. Lei non l'ha mai fatto. Bene, e tu allora cosa ti ha occupata al punto che non siamo neanche riusciti a parlarci al telefono? È che oltre ai quadri ho preparato molti documenti per le lezioni. In realtà, per fare in modo che il professor Lebard non si senta troppo perso quando me ne sarò andata. L'ho fatto, Lady. Finalmente mi sono decisa a dare le dimissioni per consacrarmi solo alla pittura. Sul serio, ma è meraviglioso, Chani. Sono così felice per te. Io pensavo che invece era passata al livello successivo e che voleva diventare insegnante, tipo. Ne avrebbe di cose da insegnare, in effetti. Violet mi ha proposto di fare una mostra insieme a lei. Non potevo chiedere trampolino migliore. Sfonderai, Chani, ne sono sicura, non lo rimpiangerai, e poi con una madrina come Aster. Ma allora hai trovato un agente? Ne avrai bisogno, no? Beh, figurati che Yael mi ha ricontattata, ha giocato a carte scoperte. Mi ha detto che si era comportata male nei miei confronti, che le dispiaceva, che a volte tende ad essere un po' troppo brusca.
All'inizio avevo dei dubbi, ma è riuscita a convincermi davvero. E in definitiva sarà lei a rappresentarmi. Era ora, sono felice di sapere che ha finito per abbassare la cresta. Mi è persino venuto il sospetto che qualcuno le avesse parlato, ma sono cose che non mi riguardano. Comunque questo dimostra che sa ascoltare e imparare dai suoi errori, e questo è importante. Significa che mi ha ascoltata quando le ho detto dei genitori che dovrebbe evitare, come si dice, di farsi il sangue marcio per i genitori. Comunque, il programma ha subito qualche modifica in seguito al tuo SMS. Che vuoi dire? Te l'ho detto prima, appena l'ho ricevuto, mi sono detta che potresti esporre e vendere i miei quadri. E ovviamente non prenderò niente sul ricavato della vendita. Consideralo come il mio contributo alla tua causa. Chani, non so cosa dire, sei davvero un tesoro, mi sento in imbarazzo. Smettila, non c'è bisogno tra di noi. E non è tutto, anche Violet vuole partecipare. Quando ho ricevuto la tua mail, mi ha subito chiamata e ci siamo messe d'accordo. La mostra la faremo da te e non altrove, e lei ha l'intenzione di mettere a punto un'opera inedita per l'occasione, il cui profitto ti sarà interamente versato. E come sai bene, ha il suo pubblico. È troppo gentile, non merito tanto. Devo chiamarla per ringraziarla. Ne sei sicura? Sappiamo entrambe che questo non farà che metterla in imbarazzo. Mi occupo di tutto io con Yael. Ci vediamo alla mostra. Nel frattempo, metticela tutta. Hai un sogno da salvare. Grazie per tutto, Chani. Te lo prometto, userò tutta la mia energia. Certo, c'è ancora molta strada da fare, ma non la faccio da sola. Quella sera sono tornata a casa col cuore un po' più leggero del giorno prima. È stata di nuovo una notte corta, avevo mille pensieri in testa. Non riesco a non pensare alla posta in gioco, la mia relazione. Il giorno dopo sono uscita presto per andare a fare colazione al parco. Sto pensando a come organizzare la giornata. Oh, è mamma, è da un po' che non la sento. No, ti prego, i genitori no. No. All'università l'avevo detto che non li avremmo mai più visti. Per questo c'era l'episodio 18. Ho risposto continuando a camminare. Sì, mamma, ti assicuro che va tutto bene, meglio di quanto mi aspettassi in realtà. Sono fortunata nella sfortuna, non sono sola, lui è un vero sostegno. Per di più è molto più disponibile in questo momento, il che mi permette di concentrarmi sulla campagna di finanziamento. E non c'è solo lui, anche Nina mi aiuta tantissimo, e anche Chani ed altri. È gentile da parte tua, mamma. Ah! Sì, ho visto. Ah, guarda che si riempie! Che carino! Ma non eravate obbligati? Ah, me li ha messi lei? Ah, ho capito, ho capito. Ho capito. Ma non eravate obbligati, davvero? Mi avete già aiutata molto. Usate i vostri risparmi per fare qualcosa di bello insieme. Questa volta devo sbrigarmela da sola. E non sono sola, ho il potere dell'internet. Sì, ti prometto che vengo a trovarvi quando questa storia sarà finita. In un modo o in un altro. Non so ancora se devo rallegrarmi o piuttosto cercare un altro lavoro.
Va così e così per il momento. Qualche donazione è arrivata, ma niente di straordinario. Penso sia normale. Adesso devo lasciarti, mamma. Sto appunto andando a raggiungere Castiera allo studio di registrazione per preparare la serata. Ti abbraccio, mamma, e dai un bacio a papà da parte mia. Ma non da parte mia, sicuramente. Voi ormai la conoscete, la mia storia con i genitori, col patriarcato, bla bla bla, il medioevo, vabbè, li ho già fatti questi discorsi all'università, ma siamo rimasti un attimo indietro, un attimo, con Ryan. Allora, prima di tutto ribadisco che Chani è uno dei miei amori non corrisposti, perché veramente, cioè, lei è stata la mia migliore amica all'università, altro che Rosa, cioè Rosa non valeva niente. E appunto, cioè, se non ci fosse lei, non mi ha mai giudicata, è sempre stata gentile. Cioè, guarda com'è disponibile. Cioè, guarda quello che fa per me, boh, è sempre stata l'unica a fare qualcosa per me. Rosa e Lexi, togliamoli. Che all'università sono solamente state delle galline a cui io dovevo badare, a cui io dovevo stare dietro. Rosalia ha i suoi problemi, Alexia ha i suoi problemi con Morgan. Tra parentesi, abbiamo buttato via quegli episodi, l'missione Cupido, cos'era? Perché adesso si sono lasciati, anzi lui l'ha tradito. Quindi, cioè, io non sono nessuno per giudicare a questo punto. Fatto sta che non sto giudicando, ma non è servito a niente, ecco, con quegli episodi dove li facevamo mettere insieme, ecco. Che poi non ho capito ancora perché li hanno fatti lasciare, però vabbè. A parte Chani, cos'è che stavo dicendo? Eh sì, che adesso devo raccontare in giro, sia a mia madre adesso, sia a Chani prima, della mia relazione, cioè come sta andando. Cioè, devo raccontare, devo spettacolare e dire appunto che cosa è successo. Cioè, guarda, io e Ryan ci siamo lasciati perché io provo di più, provo qualcosa di più per Eric, eccetera, eccetera. Non ci avevo pensato a questa cosa. Cioè, che spettegolando, appunto, dobbiamo aggiornare i nostri amici, della nostra situazione, cioè che cosa è successo da dopo il momento in montagna. L'ho tradito, sono andata a letto con, cioè, le varie versioni, appunto. Sono stata in intimità con Eric, sono andata a letto con Eric, però poi l'ho lasciato. Oppure, appunto, l'ho baciato, come nel mio caso, l'ho baciato. Però poi lui, Ryan, mi ha perdonata. Ho deciso di lasciare Ryan e dopo la notte di fuoco con Eric sono rimasta con lui, ho deciso di stare con lui. Eh sì, sì, anche ai genitori lo devo dire. Cioè, lo dovrei dire, o forse. In quel caso no, perché è un tradimento, non è il massimo dirglielo. Non lo so. Sì, fatto sta che appunto i nostri amici ci verranno al nostro matrimonio, quindi ci devono sostenere. E quindi dobbiamo per forza raccontargli come sono andate le cose. Anche se io avessi lasciato appunto Ryan. E mi fossi messa insieme ad Eric, mamma mia. Avrei dovuto raccontarlo adesso a Chani e
lei avrebbe dovuto sostenermi, diciamo. Mamma mia, anche con Rosa, chissà come reagiva Rosa. Alexi ovviamente non può dire nulla, anzi penso che era il primo che mi capiva. Ecco perché ha avuto questo arco narrativo Alexi, per essere un po' da esempio, cioè no, da esempio no, da sostegno per me nel caso io appunto avessi tradito, bla 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 bla, eccetera, eccetera. E poi sì, sono totalmente d'accordo con quello che ha detto la dolcetta. Quando ha detto ti giuro Chani, quando mi ha guardato così mi sono vergognata ho creduto che mi si fermasse il cuore, è vero. È vero, sono diventata con quel bacio, anche se solo un bacio, però vabbè, è il gesto che importa. Con quel tradimento sono diventata la ragazzina immatura che volevo evitare di diventare. Tutto il tempo che ho passato a dire, a millantare di essere matura rispetto alle altre studentesse, soprattutto all'università lo dicevo. No, Ryan, io ti sono leale, non vado con Castiel, non sono una ragazzina immatura, non ti preoccupare, eccetera, eccetera. E adesso invece ci sono cascata. Per curiosità più che altro, non perché io volessi veramente tradire Ryan. Però, cioè, ho realizzato che appunto sono diventata quello che non volevo diventare, quello che mi vantavo di non essere, ecco. Appunto all'università mi vantavo, tra virgolette, appunto di non essere una ragazzina, di essere giusta per lui, anche se lui aveva gli anni in più. E quando la dolcetta faceva la stupida idiota, io dicevo, meno male che ci sono io, meno male che sto giocando io, non ti preoccupare Ryan, ci sono io che la controllo, perché altrimenti. E invece alla fine le ho fatto fare il tradimento. Bene, evviva l'ipocrisia. Comunque appunto sì, completamente d'accordo con quella frase. Mi sono veramente vergognata, cioè non mi sono sentita all'altezza di lui in quel momento. Sono stata la ragazzina immatura che mi vantavo di non essere, perché è così, almeno dal mio punto di vista. E al che lui appunto non è la prima volta che dice, quando ci siamo messi insieme. Ho temuto che ti stessi perdendo diciamo, quella giovinezza dove è bello perdersi e ritrovarsi, eccetera, eccetera. E lei poi lo rassicurava. No, Ryan, tu pensi troppo. Ce l'ha detto appunto nell'episodio scorso, ma non è la prima volta che lo dice, lo diceva anche all'università e l'ha detto anche all'inizio della storia. O alla fine dell'università, insomma. Non vorrei che stavi con me per il brivido, appunto, del nascondino. Adesso non dobbiamo più nasconderci. Questi discorsi qua, insomma. E io ero lì a dire no, io non ho bisogno di queste cose, non mi interessano, io amo te per quello che sei. E cici e cicia. Eppure ho fatto questa scelta del cavolo. Cioè, un bacio ha rovinato tutto. Mamma mia. Per un bacio che io non pensavo considerasse allo stesso livello dell'andare a letto. Però sì, invece sì. E ho avuto paura di perderlo, ho rischiato di perderlo veramente. Che disastro. E
Eh sì, mi sono sentita quando glielo confessava nella cascina, mi sono sentita veramente, veramente piccola, veramente. Boh, non lo so nemmeno io, non più all'altezza di lui, appunto. Mi sono sentita una ragazzina stupida come il resto, cioè uguale a tutte le sue altre studentesse praticamente. Cioè che tra me e Martina lì e Marina non faceva tanta differenza praticamente. Mamma mia, che brutto, che brutto. Comunque, sto male se ci penso, mio Dio, che casino. Per un'illustrazione, episodio, non era il 10, era il 12, tra l'altro, l'episodio del bacio. Per quell'illustrazione, mamma mia. Ehi, ciao Lady, ti aspettavamo. Castiel è in cabina. Sta terminando di registrare la voce per un brano. Ho saputo per il Cozy Bear, mi dispiace davvero. Nessuno merita una cosa simile. Grazie, Gavin. Già, credo di non averla ancora digerita del tutto, ma ho intenzione di lottare. Ma è davvero pazzesco. Hai il mio pieno sostegno, Lady. Ti assicuro che. Vabbè, ho perso la voce per strada. Ti assicuro, so cosa provi quando scopri che la persona di cui ti fidi ciecamente non è quella che sembrava essere. Il solo aspetto positivo di tutta questa storia è l'appoggio che ricevo da 3 giorni a questa parte. Questo mi riscalda il cuore. Allora, per i toni alti, come ti è sembrata? Oh, non mi sono accorto del tuo arrivo, ero concentrato. Ciao Castiel, scusa se vi disturbo mentre lavorate. Beh, ti ho detto quello che è successo. Non riesco ancora a crederci. In realtà questo Dan non era affatto un aristocratico pretenzioso. Credi di conoscere le persone? Mi dispiace, troppo presto. Ok, allora mi hai detto che volevi chiedermi un favore? Sì, ecco, so che esagero, ma organizzo una specie di serata di beneficenza. E volevo sapere se potreste fare un concerto alla serata, credo che attirerebbe molta gente. E mi permetterebbe di creare un buzz enorme intorno all'evento e di suscitare l'interesse della gente per il mio crowdfunding. Ah, è per questo. Il fatto è che non siamo del tutto pronti. Ma certo che lo faremo. Beh, sarà un po' artigianale, no? Assolutamente. Sul serio, accettate? Grande, non so come ringraziarti e ringraziarvi. Tranquilla, siamo noi che ti dobbiamo un favore. È da un bel po' per giunta. E non solo uno, del resto. Perciò non ti molliamo certo nel momento in cui hai più bisogno di noi. Mi salvate la vita. Io vi lascio lavorare, devo andare al bar. Uscendo di lì ero al settimo cielo, è una notizia straordinaria, non vedo l'ora di dirlo a Nina. Quanti andirivieni? Lady, allora sei andata allo studio di registrazione? Sono d'accordo, possiamo annunciare il concerto? Sono stati fantastici, sono d'accordo. Per l'annuncio aspettiamo ancora, vogliono fare un video. Ne ero sicura. Detto tra noi è meglio per loro che abbiano accettato. Cosa che vuoi dire? No, niente.
Ehi, ciao Steve, come va? Il braccio del tuo professore non va meglio, a quanto pare. Io, un bravo liceale, non può più venire a bere una Coca-Cola senza essere sospettato di bigiare? Che furbetto, ma sei tu che parli di bigia. Di bigiare. Bene, allora mi hai detto una Coca-Cola? Ciao Steve, hai visto? Alla fine abbiamo seguito il tuo consiglio. Beh, le cose procedono un po' a rilento per il momento, ma questo perché non hai fatto vedere la scollatura nel video? Scherzo! Ma immagino che magari lui tiri fuori una cosa del genere, non lo so. Perché devi creare scandalo e cose così, insomma. Sì, l'ho visto. Le ragioni possono essere diverse, la qualità del video, di presentazione. Quanto è grande la sua comunità? Sembra niente, ma se nessuno la conosce è più difficile. Non si disperi, spesso le campagne ci mettono un po' prima di cominciare a creare buzz. Spero che tu abbia ragione, è davvero la mia ultima occasione. Questo ragazzino è proprio un nativo digitale, padroneggia tutti i codici dei social. Devo andare adesso, auguri per il seguito, non molli signora Lady. Abbiamo avuto un po' più di gente nel corso della giornata. E varie persone sono venute a manifestarci la loro solidarietà. Molti non sapevano della campagna. Manina ha avuto la buona idea di fare una locandina per informare i clienti e spingerli ad andare a visitare la pagina. Ha persino messo un recipiente per le donazioni. Beh, è più simbolico che altro. Ma è sempre qualcosa. Oggi devo aver raccontato la storia almeno 10 volte. Al punto che la giornata è passata in un lampo, non mi dispiace, almeno non mi metto troppo a pensare alle conseguenze di un fallimento. Stavo appunto raccontando di nuovo la storia ad un cliente quando una faccia amica è venuta a trovarmi. Ciao Kim, è da un po' che non ti vedo. Sei guarita? Quindi il ragazzino Steve, allora Eva non serviva a niente, ok, perfetto. E il ragazzino Steve serviva per il plot twist finale? Ok. Cioè serviva solamente per l'episodio 15, basta. Cioè per questo episodio poi basta. Ciao Lady, già mi dispiace, sono stata piuttosto occupata. È che la gamba non si riabilita da sola. Adesso va meglio? Non c'è paragone, faccio parecchia corsa di fondo per ritrovare il tono muscolare e appunto questo mi ha fatto venire un'idea. Vio e Chani mi hanno parlato dei tuoi problemi, è davvero uno schifo quello che ti è successo. Ne avrei fatto volentieri a meno, non te lo nascondo. Ma insomma, non mi lascio abbattere. È la mentalità giusta, bisogna risalire sul ring. Non so se lo sai, ma ho aperto una pagina di finanziamento partecipativo. Sì, è di questo che volevo parlarti, ho avuto un'idea per aiutarti. Mi sono detta che potrei organizzare una corsa di beneficenza. È una cosa che va per la maggiore. Fissiamo un prezzo più alto per i pettorali e il ricavato lo verso sulla tua pagina. Che ne pensi? Sarebbe fantastico. Sei un tesoro, Kim. Non so come ringraziarti. Non c'è bisogno, sei sempre stata presente per me, Lady, quando mi sono rotta la gamba e per tutto il resto. È grazie a te che ho conosciuto Chani e che mi sono messa a frequentare l'atelier. Ok, devo scappare, vado a rinforzare i miei bicipiti femorali.
Ma ti tengo informata per la corsa. Non so nemmeno dove sono i bicipiti femorali. 15 giorni è un po' poco, ma credo che riusciremo a raccogliere lo stesso un bel po' di pre-iscrizioni, vedrai. Te li motivo io, gli sfaticati. Grazie mille, Kim, è davvero molto gentile da parte tua. Allora, presto e buon allenamento. Oh, e puoi consegnarmi la scultura quando vuoi. Ah, un SMS di Yael. Ho cercato di contattarla, ma invano. Sono contenta che mi abbia ricontattata. Contenta. Scusa, Lady. Basi senza sosta. Ma ho visto per il crowdfunding. Pranziamo insieme per parlarne tra 3 giorni? Yael. Ovviamente ho detto di sì, non l'ho più rivista da quando abbiamo scoperto la verità su Danna. E poi mi piacerebbe che mi desse una mano per la mostra. Il tempo passa così in fretta, la data fatidica è fra poco più di 10 giorni. Beh, per oggi credo di aver fatto tutto quello che potevo. Torno a casa, vorrei cercare di rilassarmi un po'. Niente, Ryan, perfetto. I 3 giorni sono passati in un lampo. Ho avuto molto lavoro al bar e in più sorveglio il crowdfunding da vicino. Sono impaziente di incontrare Yael, è da tanto che non ci vediamo. Credo che l'arresto di Danna sia stato anche per lei un grosso shock. Snake Room. Io credo. E invece no. Dov'è che la dovevo... Oh mio Dio, mi sono persa un pezzo. Dov'è che la devo... Ah sì, in città, come l'altra volta. Quindi di qua, cioè a casa mia praticamente, ok. No, vabbè, però. Ah, Pronto, Rosa, bene, e tu? No, no, parlo piano perché sono al ristorante. Ti richiamo se vuoi. Era solo per sapere come vanno le cose. Cioè, a ogni obiettivo mi dai 2 monete? Ok, bello. Magari IPA funziona solo così. era solo per sapere come vanno le cose. Che cara, Ro, mia, tranquilla, aspetto un'amica ma è in ritardo. Vio, Ro, ciao, vabbè. Una canzone trap, non lo so. E per risponderti, la situazione è delicata. Tremo di paura per il Cosivir. Ho l'impressione che il misuratore del crowdfunding non si muova più da qualche giorno. Eppure ho fatto il possibile, ma senza annunci di rilievo, niente buzz. Spero di poter consolidare la parte della mostra, spero di poter consolidare la parte della mostra e vendita all'asta. Soprattutto non scoraggiarti, vietato deprimersi prima di arrivare alla meta, capito? Bene, e per il resto come va? Immagino che tu sia molto occupata da tutto ciò, ma per il resto almeno va tutto benissimo. A casa sono trattata come una regina. Il soggiorno in montagna e tutto ciò che ha implicato ci ha fatto davvero bene. Ricordiamo che io non gliel'ho raccontato né a Rosa né a Yaella. E giustamente non glielo racconta nemmeno lei adesso, quindi ok, perfetto. Ah, devo lasciarti, Rosa. Yaella è arrivata. Non voglio essere scortese. Non c'è problema. In ogni caso vengo ad aiutarti a preparare la serata, come promesso.
Mi dispiace di non aver potuto fare di più. Mi manchi. Abbi cura di te. Ha messo giù e quando ho alzato gli occhi, Yael era già seduta di fronte a me. Buongiorno, Yael. È una mia impressione o è da secoli che non ci vediamo? Non me ne parlare. Anche per me, da quando Dan è stato arrestato, è stato un inferno. Nonostante lo shock psicologico, devo mettercela tutta per trovare nuovi clienti e risalire la china. Mi sono resa conto che senza accorgermene anch'io mi sono molto appoggiata a lui negli ultimi anni. Però non eri tu che volevi la verità ad ogni costo? Adesso sappiamo tutto. No, quella è Praia. Hai ragione, ma ciascuno ha diritto alle sue contraddizioni, no? Lo sai, la vita non è mai stata tenera con me. E c'è una cosa di cui sono profondamente convinta. Bisogna saper aiutarsi da soli prima di poter aiutare gli altri. È vero, le corrisponde bene. E questo suo lato ferocemente individualista a volte mi urta un po'. Comunque, visto che di contraddizioni ne ho a bizzeffe, mi capita anche di essere generosa gratis. E per aiutarti rinuncio alla percentuale sulle vendite dei quadri di Chani e Aster. Oh, grazie mille, Yael. So che anche per te non è facile in questo momento. Ti prego, siamo sulla stessa barca, no? Forza, non ci lasceremo certo abbattere. E se pranzassimo, offro io. Decisamente mi vizi. Su, al futuro. Che sarà sicuramente più radioso. Il pranzo è stato molto piacevole, per un'ora ho dimenticato i miei problemi. E sono tornata al Cozy Bear col sorriso sulle labbra e un po' di speranza. Lady, eccoti finalmente, ti aspettavo con impazienza. Che succede? Io spero che sia una buona notizia. Ok, hai consultato la barra del crowdfunding ultimamente? Dovresti dare un'occhiata. Mi sono affrettata a connettermi. E allora, pazzesco, eravamo saliti di più del 20%. Ma è fantastico! Che succede? Ho controllato 2 ore fa e non c'era niente di nuovo. È merito di Dambi, mi ha inviato un messaggio per dirmi che nel pomeriggio avrebbe organizzato uno streaming per le donazioni. Ho dato un'occhiata, quando non c'erano clienti, ovviamente. E ti ha fatto una pubblicità formidabile. C'è un bot che ogni 2 minuti mette il link del finanziamento partecipativo nella chat. E ha detto pubblicamente che è grazie a te che è potuta passare al livello di professionista. Perché le hai offerto un lavoro che le lasciava il tempo di allenarsi. E che senza di te sarebbe stata costretta a rinunciare. Ha fatto la prima donazione e spinge tutta la sua comunità a seguire il suo esempio. E le donazioni non smettono di accumularsi, i gamers sono davvero solidali. Guarda, prendi il mio cellulare, puoi persino ringraziarli nella chat se vuoi. Chat dal vivo! Non mi ha vista arrivare nel bash. Ok, raduno ragazzi, raduno. Lancio un ultimatum. Li rusciamo nella midline e li facciamo fuori. Forza!
Io mi tiro fuori, io gioco agli otome, mi astengo. È normale che non capisca una parola di quello che dice, cioè di quello che grida. Lo so, una volta ha cercato di spiegarmi, era orribile, mi sembrava di essere una vecchia bacucca. Allora, dicevi che posso ringraziarla nella chat? Sì, ecco, devi cliccare qui. Ho scritto: Ciao Dambi, un immenso grazie a tutti voi da parte di tutto il team del Cozy Bear. Ehi, guardate chi c'è, la mia amica Nina, la cameriera del bar Galleria Strepitoso che tutti insieme riusciremo a salvare. Vi ricordo che potete fare una buona azione e fare una donazione nel link che vedete nella chat. Link in descrizione. Ah no. Giusto, è Twitch. Dal cellulare di Nina le ho fatto sapere che ero io e l'ho ringraziata di nuovo. Lady, grande, è Lady nella chat, la fondatrice del Cozy Beer. Forza, facciamo saltare il banco per augurarle il benvenuto. Ehi, Lady, non c'è di che, diciamo che è per risarcire tutti i piatti che ho rotto. È meraviglioso. Ti rendi conto, Nina? Possiamo farcela se va avanti così. Tutto grazie a Dambi, comunque, sempre grazie a lei, tutto questo. È lei che deve salvare tutti. E figurati che non è tutto. Mi sono un po' informata sul sito di finanziamento. A quanto pare, perché funzioni davvero, bisogna potenziare la campagna. Come sempre sui social. Se paghi un po', non molto, ad esempio 1000, fanno risalire il tuo link nelle ricerche. E ti fanno un articolo di blog e una newsletter per far sapere alla gente chi sei. Penso che dovremmo farlo, non credi? Nina, non ti rendi conto che il tuo piano presenta un leggero problema? Lo facciamo per raccogliere dei soldi, non per spenderli. I conti del Cozy Beer sono già abbastanza in rosso così. Sì, ma se qualcuno ce lo fa come regalo, noi non ci smeniamo niente. Ma si tratta di un investimento, dovresti parlarne alla banca, per una volta che potrebbero rendersi utili. Sono sicura che capiranno la genialità della mia idea. Per guadagnare soldi bisogna spenderli, sai? Al punto in cui siamo. Dopotutto sono loro che mi hanno detto che potevo chiamarli. Ah, c'è la segreteria. Buongiorno, signor Biprei, sono Lady del Cozy Beer. Volevo parlarle di una cosa a proposito della situazione del Cozy Beer. Se potesse richiamarmi, grazie in anticipo. Non ci sono mai quando si ha bisogno di loro. O forse stanno semplicemente lavorando a differenza nostra, tu che dici? Però quando si tratta di suggerire di licenziare delle cameriere innocenti, sono tutti lì. Se ti ricordi le cose, peggio di me, tu. Ma mezz'ora dopo siamo state sorprese di vederlo arrivare di persona. Nel frattempo, guardando sul sito, mi sono detta che l'idea di Nina non era male. Salve signor Biprei. Salve signor Biprei, giusto? Cosa le servo da bere? Buongiorno, ho avuto il suo messaggio, Lady. Avevo un appuntamento, ho deciso di passare di persona. È più simpatico qui che in banca o per telefono. Grazie per essere venuto così velocemente. Allora ecco, volevo parlarle del piano di salvataggio che abbiamo organizzato. Gli ho raccontato tutto, il crowdfunding, la serata, le diverse iniziative, la solidarietà della gente. Strano, non ho visto la sua email. Probabilmente è stata considerata spam. Comunque, ecco perché non riceviamo più donazioni, perché finisce in spam. Comunque sono impressionato dall'energia con cui ha fatto le cose Lady. Oh, adesso che ci penso, dovrebbe venire.
Ci sarà un concerto dei Crossstorm. È un gruppo che le piace, mi sembra. Così? Vuole dire la nuova formazione? Dice sul serio? Se le restano dei biglietti, ne prendo due subito. Credo che potremmo metterci d'accordo. Quindi adesso capisce perché avrei bisogno di una leggera estensione del credito. So che non è esattamente il momento migliore per una richiesta simile, ma... Sa cosa? È un importo così esiguo che i miei superiori non ci faranno neanche caso. E per una volta che posso fare davvero qualcosa per aiutare un cliente, non ci penso due volte. Inoltre lei mi è sempre stata simpatica, Lady. Teniamo il tutto per tutto. Tentiamo il tutto per tutto. Fantastico, e sa, non è mai troppo tardi per cambiare mestiere. Si merita qualcosa di meglio. Lo stavo pensando anch'io. Non mi induca in tentazione, magari un giorno. Bene, devo tornare in banca. Buona fortuna per tutto. Al punto in cui siamo è in effetti tutto quello che ci resta da sperare. Il dado è tratto. In ogni caso, ognuno ha fatto del suo meglio. Sono davvero fortunata ad avere amici simili. Gli ultimi giorni sono passati in un lampo. Ma Rosa e Alexi? Pensavo facevamo il giro di tutti gli amici. Non posso arrendermi adesso. Arriviamo al traguardo. Inizia la tua giornata al bar, ok? Beh, eccoci qui, siamo addirittura d'arrivo, stasera lo saprò sicuramente. Sto in ansia. Mi sto lentamente avvicinando alla meta, ma non ci siamo. So che Ryan ha fatto contribuire i suoi colleghi di Anteros. Beh, questo non è il momento dei conti. Ora dobbiamo preparare tutto. Rosa è venuta ad aiutare me e Nina. Sono contenta che lei sia qui per non farmi soccombere all'ansia. Come non detto. Rilassati, Lady. Sono sicura che andrà benissimo. Non so. Non è ancora deciso nulla, ma sento che avremmo potuto fare meglio. Comunque penso che tutti quelli che volevano aiutare hanno fatto del loro meglio. Ora devo solo sperare che l'asta e la festa mi portino la somma di cui ho bisogno. Pensi che i quadri si appenderanno da soli? Vi ricordo che stiamo organizzando la più grande festa nella storia di Cozy Bear in questo momento. Deve essere tutto perfetto. Anche se sono al 300%, non posso fare tutto da sola. Nina, mi detesterai, ma ti devo rubare Lady per un'oretta. Eh? Ma non ha del tutto torto. Abbiamo ancora molto da fare. Sì, ma non penserai mica che ti lascerò partecipare alla più grande festa della storia con quel vestito, vero? Hai capito, Nina? Andiamo al negozio di Light e torniamo subito. Non hai tutti i torti. Beh, va bene, ma fate in fretta. E nel frattempo, per i quadri, Lady, Ryan ha elaborato un piano molto dettagliato per la scenografia. Tutto quello che dovrai fare è seguirlo. Aspettaci per i pezzi più grandi, non vorrai mica farti male al traguardo. Non preoccuparti, io mi alleno. Cosa pensi? Non mi fa paura. Andate tranquille, mi occuperò io di tutto. Beh, dai, è vero che non siamo in anticipo. Se vogliamo tornare in tempo per finire i preparativi, andiamo. Ho seguito Rosa. Oh signor, la tenuta! Ehi, guarda che c'è, le mie due clienti preferite.
un cavaliere dall'armatura scintillante. Allora, Lady, ci siamo, è il gran giorno? Non me ne parlare, sono così agitata, del resto non ho molto tempo. Ma lo prendi lo stesso, è una serata decisiva per te. Certo, ma se la mia casa prende fuoco, capirai che la mia priorità non sia quella di farmi bella per i vigili del fuoco. Hai ragione, ma nel tuo caso la casa è ancora in piedi. Sarebbe meglio dire che l'invasore è alle porte del castello. Quindi ti pregherei di sceglierti una corazza che ti darà tutta la fiducia in te stessa di cui hai bisogno. Non ha tutti i torti, e visto che siamo qui, dopo tutto. Light aveva ricevuto molti nuovi modelli, mi ci è voluto un po' di tempo prima di decidermi. Ed eccoci qua. Comunque scherzavo quando ho detto un cavaliere dall'armatura scintillante, cioè, Rosa mi ha seguita a ruota. Rosa mi ha seguita a rosa. Vabbè. Allora, come già dicevo nell'episodio precedente, ci sono 80.000 tenute in questo episodio. 8. Cioè, tenute no, scusate, illustrazioni. Ce ne sono 8. Allora, la prima viola è per Praia e per Nathaniel. La blu è per single, tipo. E per Yun, quindi 4, e quella di mezzo è per le restanti 4, quindi Ryan, Eric, Castiel e quella tutti insieme, la foto ricordo tutti insieme di fine stagione. E quella blu da single praticamente sarebbe se non stai né con, nel mio caso, né con Ryan né con Eric praticamente. Da quello che ho capito, poi io non ho capito niente, quindi no, non si sa se sto dicendo le cose giuste. Però da quello che ho capito dovrebbe essere così. Cioè che tu vai a letto con Eric. Quindi episodio 13. Nell'episodio 14 lo lasci, Eric. Hai un chiarimento con lui appunto nell'ufficio di Nathaniel. Gli dici che non contraccambi i suoi sentimenti, insomma. E lui ti dice, va bene, ti lascerò in pace, dimentichiamo di aver passato la notte insieme, ok? E il flirt non ti perdona. Praticamente. Quindi di conseguenza non ottieni, non puoi ottenere né l'illustrazione con Eric in questo episodio, né l'illustrazione con il flirt. E quindi ottieni quella da non sposata, praticamente. Io credo, io ho capito così per logica. Poi le dinamiche. Le dinamiche precise non le so. Però per logica dovrebbe essere così. E quindi appunto devo prendere quella rossa per Ryan. Tra l'altro è la stessa anche di Eric, quindi figurarsi i casini che possono venire fuori.
Ryan, Eric, Castiel e quella di gruppo. Mamma mia. Accostamento blu e bordeaux, niente male. Colori freddi e colori caldi così, niente male. Manca solo il verde, facciamo le super chicche come sempre. Ma ne valeva la pena. Se è l'ultima volta, è meglio fare un'uscita in bellezza. Qualunque sia l'esito della serata, voglio scoprirlo vestita così. Allora, non ti manca niente? A proposito, adesso che ci penso, io non ho ancora partecipato al tuo finanziamento. Ecco fatto, questo torna nella tua tasca con una piccola aggiunta per una buona causa. Oh, grazie mille, Light, sei troppo gentile, non dovevi. Ok. Se la cosa ti mette in imbarazzo, considerala un ringraziamento per la tua presenza durante tutti questi anni. Grazie amore, beh, adesso ti lasciamo. Abbiamo ancora un sacco di cose da fare. In bocca al lupo, vi raggiungo quando avrò chiuso il negozio. A più tardi. A più tardi e grazie di nuovo. Torna al bar per preparare la serata. Tutto è pronto per la serata. Brr, è giunto il momento decisivo. Poco dopo la gente è arrivata e la vendita all'asta è cominciata. Sono qui, ma assente, osservo la scena come se fossi fuori dal mio corpo. Troppi pensieri mi corrono in testa. E la nostra vendita all'asta finisce qui. Grazie a tutti per la partecipazione e per la generosità. Vi ricordo che i benefici della serata saranno versati alla proprietaria che ci accoglie stasera. Per aiutarla a superare il disastro finanziario causato dall'arresto del signor Averni. E non dimenticate che potete contribuire fino a mezzanotte. Troverete tutte le informazioni sulla locandina. Vorrei solo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito, naturalmente, e tutte quelle presenti a questa serata. La sola cosa positiva di questa triste situazione è che ho scoperto la generosità della gente e la quantità di amici di cui il Cozy Beer può inorgoglirsi. Ah, ok. E la quantità di amici di cui il Cozy Beer può essere orgoglioso, a cominciare dalla nostra banditrice d'asta, che ringrazio per essersi resa disponibile così rapidamente e a titolo gratuito. Non c'è di che, credo che siamo in molti ad essere stati sconvolti dalle rivelazioni su Dan. E ricordo a tutti gli amatori d'arte che la serata è appena cominciata. Fra poco accoglieremo i Crowstorm per un concerto esclusivo. Buona serata a tutti.
Grazie, grazie. Champagne? Ah no, non possiamo permettercelo. Lady, sono impressionata. Aver organizzato tutto questo in così poco tempo. Oh, sa, non ero sola. Nina ha dato prova dell'ampiezza delle sue capacità logistiche. Non ce l'avrei mai fatta senza il suo aiuto. Io sono comunque impressionata. Con solo due artiste, tra cui Aster, non è cosa da poco. Del resto, ha raccolto una bella sommetta. E il merito è tutto suo, signora. Oh, non è granché. Io. Lady mi ha molto aiutata in passato. Volevo solo fare qualcosa per lei e poi non mi sarei persa il debutto di Chani per nulla al mondo. Aster, il tuo quadro è magnifico, ti sei superata. Detto tra noi, è stato aggiudicato a un prezzo troppo basso. Ma hai ragione, rallegriamoci dell'arrivo della nostra nuova recluta al tavolo dei grandi. Complimenti, Chani. Rallegriamoci dell'arrivo della nostra nuova recluta al tavolo dei grandi. Complimenti, Chani. Hai visto? Te l'avevo detto che sarebbe andata bene. Io faccio ancora fatica a realizzare, per il momento spero solo che te la caverai, Lady. Oh, e hai visto chi ha comprato il mio quadro intitolato Il Sabbat delle Regine? Grazie di nuovo, signore. Ah! La prego, gliel'ho già detto, può chiamarmi Callen ora, Callan, ormai. E sono io che la ringrazio. Decorerà la parete del mio gabinetto delle curiosità a partire da stasera. Cosa? La stanza delle necessità, gabinetto delle curiosità, cosa? E sono io che la ringrazio. Decorerà la parete del mio gabinetto delle curiosità a partire da stasera. E se posso soddisfare la mia passione per l'esoterismo contribuendo all'avvio della sua nuova carriera e aiutando Lady a conservare il suo locale, sono soddisfatto. Sentiamo la sua mancanza, Chani, ma può contare su di me per seguire la sua carriera con grande attenzione. Scusatemi un attimo, vado a controllare come procedono le cose sul piano culinario. Tutto ok, Nina? Come va? Ma Yun? Ma Alexi? Ma Morgan? Diciamo che in questo preciso momento Yun mi manca un po', non ho il suo talento. Ma beh, non ti preoccupare, me la caverò. Allora la vendita? Non ho ancora fatto i conti, ma in ogni caso ha attirato molta gente. Perfetto, su, torna in sala. È la tua serata, vi raggiungo non appena ho finito. È quello che ho fatto. Passeggia per vedere come va la serata. Mi ricorda l'episodio 9. Nat! Oh, ciao Nat! Ciao Lady, scusa se arrivo solo adesso, una giornata pesante. Tranquillo, ti sei perso solo la vendita all'asta. Resta il concerto dei Crowstorm. Ah, allora magari torno un attimo in questura. No, è vietato. Obbligo di restare. È per una giusta causa. Bene, allora a che punto sei col crowdfunding? Aspetta, controllo un attimo. Se aggiungo il ricavato della vendita, no, purtroppo non ci siamo ancora. Beh, sappi in ogni caso che io e Eric abbiamo convinto i nostri colleghi a partecipare. Ah, davvero? Siete davvero troppo gentili. Quando hanno saputo che hai contribuito di persona all'arresto di Averni? Posso assicurarti che hanno allentato
i cordoni della borsa. Credo che la voce continui a circolare. Guarda, ringrazio a tutti da parte mia. Spero che potrete ancora venire qui a bere il caffè in futuro. A proposito, adesso che ci penso, Eric non è nei paraggi? Dovevamo ritrovarci qui. Ok, vado a fare un giro per vedere se lo trovo. A dopo, a più tardi. Eric, dove sei? Non è colpa mia, è l'alcol che parla. Lo champagne. Quante emozioni. Sapevo che sarebbe stato intenso, ma faccio fatica a trattenermi. Forse dovevo andare ancora in cucina? Invece di andare fuori. E dire che domani sarà tutto finito. Se rimango qui scoppio a piangere. Magari non c'era speranza fin dall'inizio. Vado a fare un giro fuori. Un po' d'aria fresca mi farà bene. Ah no. E miseria. Vi confondete con lo sfondo, talmente siete tanti. Era tanto che non vedevo una folla simile ai tavolini all'aperto del Cozy Bear. Quanti ricordi. Quanto mi mancherà tutto questo. Ci ho creduto fino alla fine, ma devo farmene una ragione. Mi dispiace per te, ma la serata non è ancora finita. Magari. Oh, non ti ho visto, Eric, con tutta questa gente. Che non basterà, è vero. Non abbiamo raggiunto la somma necessaria. È quello che mi era sembrato di capire. Cosa hai fatto? Sono appena arrivato, ma non mi sembra che tu abbia lo sguardo di qualcuno che è riuscito a salvare il suo sogno. No, hai ragione, la festa è finita. Non dire così. Guarda tutta questa gente che si diverte intorno a noi. Questo è reale, no? Magari il Cozy Bear non ce la farà a sopravvivere, ma non permettere a nessuno di toglierti quello che è stato. E anche se non sei riuscita a raggiungere la somma, ci sono un sacco di persone che hanno fatto una donazione per te. A cominciare da me, vedi, non sei sola di fronte all'avversità. Troverai un nuovo slancio. O anche tu hai partecipato? Eppure con tutto quello che hai speso qui in caffè, il bar ti deve già molto. Comunque stai tranquillo, sarai rimborsato. Lo sguardo dei ricordi, quello è lo sguardo dei nostri ricordi. Oh. Già, è così che funziona. Se l'obiettivo non è raggiunto, ti ridanno i soldi indietro. È già qualcosa. Perché se per giunta usassi i soldi solo per rimborsare i miei debiti? Ah, beh, allora credo che potrò partire in vacanza con i soldi che mi hanno dato per la chitarra. Di cosa stai parlando? Quale chitarra? Avevo una vecchia Gibson in un angolo, un regalo di mio padre. Ma io e la musica. Comunque ormai fa la felicità di una collezionista e va benissimo così. Eric, non dovevi, mi dispiace, anche se è adorabile da parte tua. Che bel gesto. Beh, che vuoi che ti dica, che ti piaccia o meno, per me tu sei speciale. Non dirmi che è a causa del nostro bacio. Credevo che l'avessimo superato, mi hai detto che. Beh. Questo riguarda solo me. In un certo senso ho scambiato un ricordo con un altro. Ma quello di adesso mi è molto più caro di una vecchia chitarra. Stai tranquilla, ho capito il messaggio. Eric, tutto bene? Si direbbe che hai visto. Ah!
Ryan era dietro di me, non so da quanto tempo, ma a giudicare dal suo sguardo. Oh, merda. Ok, niente illustrazione per me, avevo capito. No, niente illustrazione per me. Ok, va bene. Va bene. Lo accettiamo, respiriamo, andiamo avanti, d'accordo. Doveva andare così, ho fatto un pasticcio, ne prendo le responsabilità, adesso continuiamo la storia. Ok. Bene. Ryan era dietro di me, non so da quanto tempo, ma a giudicare dal suo sguardo, non era appena arrivato. Eric ha capito subito che ci aveva sentiti ed era terribilmente imbarazzato. Mi dispiace, Lady, non volevo. Vi lascio, ero solo venuto a dirti che mi hanno trasferito. Me ne vado da qui. Oh, va bene, io. Ecco, adesso vi lascio. Ryan non ha detto niente, è rimasto perfettamente impassibile quando Eric è sparito in men che non si dica. Io gliene sono grato, anche se mi vanto di avere una mentalità aperta. Devo dire che non me la sentivo di chiacchierare con lui come se niente fosse. Ma non sono venuto per rivangare il passato. Scusa, sono stato trattenuto da una telefonata. Allora dimmi, il tuo piano ha portato i suoi frutti? Allora. Ogni tanto penso di avere un infarto. Molto bene, ok. No, non va bene per niente. Ha portato i suoi frutti. Non avevo voglia che me lo chiedesse e ancor meno di rispondergli. L'ha capito dal mio atteggiamento. Mi ha presa tra le braccia senza parlare. Allora ho lasciato libero corso alle lacrime che trattenevo. Ricordati sempre che hai lottato per difendere il tuo sogno. È quello che conta, la fiamma. Grazie, ma in questo momento sei tu l'unica fiamma che mi anima. Ho avuto bisogno di un momento per riprendermi. Tutta questa gente stasera è qui per il BCB. Devo assicurare lo spettacolo. Ehi, venite, sta per cominciare. Ed è già pieno. Ah, ci siamo. Spero che andrà tutto bene. Il bar non è attrezzato per accogliere concerti. Su, dai. Anche se li ho già ascoltati in anteprima, non ho la minima voglia di perdermi il loro primo concerto. Abbiamo previsto uno spazio per la band, ma la batteria sembra occuparlo tutto. Comunque loro sembrano a loro agio. Buonasera, Cozy Beer. Mi auguro che siate caldi. Per favore, per favore. Io sto tremando per quello che è appena successo. Ok, aspettate un attimo. Accade tutto troppo velocemente, il mio cervello non comunica. Ok, allora se non avessi tradito Ryan con il bacio, come ho detto, nella casetta in montagna avremmo avuto appunto un dialogo in più, dove io gli raccontavo che Eric aveva provato a baciarmi e lui diceva: "Ma è pazzesco, che storia!"
E io appunto avevo l'opzione, le due opzioni di rispondergli sì, è stato un po' ridicolo da parte sua, oppure in fondo è una brava persona, deve essere sconvolto, è un po' scombussolato per via del divorzio, eccetera. Ecco. Però visto che io ho dato il bacio a Eric, non l'abbiamo detto. Che avevamo baciato Eric. Di conseguenza adesso l'ha scoperto così. Non lo so, e al posto di questo momento, magari ci sarebbe stato un altro momento, capito? Non lo so. Cavolo. Che casino con queste scelte. E io ero la prima a dire che bello, finalmente un vero otome. Le scelte hanno importanza, le scelte hanno delle conseguenze, vengono tenute in considerazione le scelte. Sì, ma a lungo andare ci smeno solamente. Quindi se ne va. Perché io non gli ho dato un motivo per restare, praticamente. E poi cioè, teneva veramente a me, avete visto? Cioè, la dolcetta. Ha venduto una chitarra per aiutarmi, un regalo di suo padre, e ha detto che ha cambiato un ricordo con un altro. E che quello di adesso è molto più prezioso di quello precedente, di quello di prima. Mamma mia, ma era veramente innamorato, ci teneva veramente. Che peccato, che dispiacere. E se ne va. Ha chiesto il trasferimento. Perché non ha più niente qui. Melissa, lasciamo stare e io anche. E ha voluto fare l'ultimo gesto per me. Boh, lo trovo molto commovente, mi dispiace tanto. Mi dispiace anche che il momento sia stato interrotto da Ryan, cioè è la nostra ultima chiacchierata praticamente. Mi dispiace, non mi viene da dire sì, ok, ciao, vai, vai, non mi interessa. Ci teneva veramente, cavolo. Non era per niente solo la storia di una notte, ma proprio per niente. Mi dispiace, boh, mi dispiace. Ci tenevo a lui, cioè ci tengo a lui. Anche se non sarà l'uomo della mia vita, però non sarà ai livelli di Ryan, a livello dei miei gusti, però. Ma cavolo, se ne va. Ma poverino, mi dispiace. Poi Ryan, cavolo, che lo viene a sapere così. Ma detto, gliene sono grato, non avrei voluto fare una chiacchierata con lui. Scusa, non volevo rimangare il passato. Che complication. Mamma mia. Mamma mia. Eric. Con i suoi dinosauri. Con i suoi triceratopi. Mi è rimasto impresso, ma veramente. Boh, cioè non se lo meritava, ecco. Era bravo. Non era uno scemo come Castiel. Almeno all'università mi riferisco. Nemmeno uno scemo come Nathaniel. Nemmeno uno scemo come Juno, come Praia. Cavolo. Valeva la pena stare con lui, è questo. Solo che le circostanze, come continua a dire la dolcetta. Se non avevo già l'uomo della mia vita,
Vabbè, ma tanto lo rifarò. Questo sì. Però mi dispiace tanto averlo ferito. Ma anche non avendolo, anche senza averlo baciato, lo avrei ferito comunque, respingendolo. Perché avremmo avuto comunque il confronto, lui mi avrebbe comunque dichiarato i suoi sentimenti. Ma pensa andare a letto con lui e poi respingerlo. No, non avrei mai potuto. Sarebbe stato peggio. No, respingerlo così malamente, come se fosse un, non so, un calzino da lavare. Dopo che abbiamo passato una notte insieme così, no. Proprio l'amante doveva piacermi, cavolo. Il poliziotto amante. Non potevano metterci qualcun altro. Non potevano metterci Yun. Eh no, perché lui con il ruolo dell'amante non c'entra proprio niente. Mamma mia. Vabbè, scusate. Queste finestre di malinconia quando ci sono le scene con Eric. Che tristezza, che nostalgia. Poi Ryan che non mi ha nemmeno ancora chiesto scusa, boh. Vabbè, comunque siamo tutti d'accordo sul fatto che adesso succederà qualcosa, giusto? Arriverà Yuna a salvare la situazione, non lo so. Perché boh, mi sembra palese che cioè, ha ripetuto 20, 27 volte non ce la farò, sto piangendo, ta 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 ti ti ta. Quindi immagino che adesso succederà il colpo di scena. Per quanto il discorso che hanno fatto, che ha fatto Eric, in realtà è molto bello, mi è molto piaciuto. Cioè, forse hai perso la battaglia, ma... Forse il Cozy Bear non sopravvivrà, ma tu hai lottato fino alla fine. E guarda tutte queste persone, hai scoperto appunto la solidarietà, eccetera, eccetera. Vabbè, quindi in realtà per me potrebbe finire anche così, cioè che il bar chiude e abbiamo capito che la cosa più preziosa non, diciamo, non è la cosa materiale, ecco. Ma sono tutti gli affetti che ci sono intorno, insomma. Tutti i momenti che ci abbiamo passato dentro, ecco. Esattamente quello che diceva Eric, appunto. Buonasera, Cozy Bear. Mi auguro che siate caldi. Ci fa così piacere ritrovarvi finalmente e in un'atmosfera che ci ricorda i primissimi inizi dei Crowstorm. Vedo che ci sono tra voi dei veterani, dei fan della prima ora. Come sapete, non è stato un anno facile per noi. E ad essere sincero, ci sono stati momenti in cui ho temuto che un'occasione come questa non si ripresentasse più. Ma il rock non muore mai. Per quanto mi riguarda, sono 15 anni che mi anima giorno e notte. Al suo confronto, qualsiasi contrarietà è solo passeggera. Però devo farvi una confessione. Lo spirito del rock è una cosa, ma la verità è che non ce l'avrei mai fatta senza le persone che mi hanno sostenuto e continuano a farlo. Tra le quali Lady,
che mi ha aiutato a rialzarmi e a riabilitare il mio nome. Ed è anche grazie a lei se siamo qui stasera. Ringraziamola. Che showman. La folla pende letteralmente dalle sue labbra. Grazie, grazie. Allora capirete che quando ci ha chiesto aiuto per salvare questo luogo formidabile, non abbiamo esitato. Ironia della situazione. Comunque non voglio rovinare questo momento. Beh, allora Lady, perché fai quella faccia? Io no, non è il momento giusto. Godetevi il concerto. Temo proprio che sarà il primo e l'ultimo. Ne sei sicura? Hai controllato di nuovo? No, ma ha visto quanto manca. E vabbè. Cosa? Ma come? Quando? Io credo proprio che il Cozy Bear sia salvo. È un miracolo. Cosa hai fatto, Castiel? Che cosa hai fatto? Oddio mio, è stato lui. Non può che essere stato lui. Non conosco nessun altro che abbia i mezzi per farlo. Ah, vabbè, a posto allora. A giudicare dal suo sorrisetto, è così. Ha completato la somma. E so che avevo detto che non volevo, ma tengo così tanto a questo posto, che credo che potrò accettarlo. E lo rimborserò prima o poi. Diciamo che mi ha dato i mezzi per farlo. La gente ha applaudito forse di più di quando ha annunciato il concerto. Tutto questo per me. In ogni caso, grazie Lady per l'invito. Beh, preferiamo dirvelo subito. Abbiamo avuto poco tempo per organizzare la cosa, quindi non siamo pronti come avremmo voluto. Ma speriamo che vi piacerà. Spazio al rock? Castiel. Se avevano ancora dubbi sul successo della nuova formula, credo che non ne avessero più dopo la prima canzone. Non avevo mai visto il Cozy Bear tremare così, era pazzesco. Credo che Clementina avrebbe avuto un attacco, ma per quanto mi riguarda, ero solo orgogliosa del cammino compiuto. Hanno suonato per mezz'ora e tutti vorrebbero che continuassero. C'è persino stato un momento quasi irreale. No! Non ho potuto fare a meno di scoppiare a ridere quando l'ho visto lasciarsi andare. È un miracolo che nessuno si sia lamentato nel quartiere, il suono era altissimo, che atmosfera. Dopo il concerto tutti volevano parlarmi, offrirmi da bere. Ho perso un po' il controllo, mi ricordo solo dell'atmosfera gioiosa circondata dalla gente. Sono sicura che sarà uno dei ricordi più belli della mia vita. Farò fatica a riprendere le cose in mano. Ma i vassoi sono vuoti, devo andare in cucina. Dai, bellissimo. Ok, la porta chiusa a chiave la prossima volta. Oh, scusate, non me l'aspettavo. Vedo che siete occupati. Oddio, ragazzi, Ambra e Armin, episodio 39 del liceo. Cioè, non sono io che ho dei problemi, questa serie è piena di riferimenti, cioè è uguale, o di copiature, che dir si voglia, a dipendenza. È uguale, uguale, vi dico. E chi se lo ricorda lo sa bene. Oh, scusate, non me l'aspettavo, vedo che siete occupati. La festa in palestra, noi che andiamo negli spogliatoi.
non mi ricordo per che motivo, e li troviamo lì, mamma mia, Ambra e Armin. Allora è vero, Castiel aveva ragione, voi due me l'avevi nascosto, Nina. Meno male che avevi detto niente più bugie. Beh, è che mi ero ripromessa di stare alla larga dalle storie d'amore. Ah, quindi è una storia d'amore, ok. Ma ci siamo rivisti fuori dal Cozy Bear e avevamo entrambi voglia di fare le cose con calma e di viverle solo per noi. Ah, ma non vi sto mica chiedendo dei conti, sono felice per voi, tutto qua. Non lo dirà nessuno, mi raccomando, Lady, ho solo voglia di godermi questo momento. Dopotutto, è la prima volta che sono innamorata di qualcuno che si interessa davvero a me. Te lo meriti, Nina, sei una ragazza formidabile. E tu stai attento, Gavin, trattala bene. Ti tengo d'occhio. Ma smettila, anche tu col patriarcato. Rilassati, scherzo, ho piena fiducia in te. Beh, allora, Nina, quando torni in sala non dimenticare i vassoi, ma non c'è fretta. Che tipa, Nina. Per una volta ha agito con discrezione. Oh, ma guarda chi c'è, Morgan. Sta parlando con Alexi. Decisamente è una serata piena di sorprese. Ah. Ok. Ok, adesso che ci sono tutti, ci sarà la foto di gruppo, immagino. Guarda che c'è, Morgan, sta parlando con Alexi, decisamente è una serata piena di sorprese. Mi sono avvicinata senza farmi notare. Ecco, insomma, credo di avere ancora molte cose da risolvere. Ma voglio che tu sappia che sono davvero pentito del male che ti ho fatto. Avevo dei problemi di autostima, mancavo di fiducia in me stesso, professionalmente, ma non solo. Adesso va meglio e comincio a capire certe cose. È ancora una volta una questione di non coincidenza dei tempi. Come se uno diventasse la persona che avrebbe dovuto essere perché la relazione funzioni solo una volta che la relazione è finita. Come se uno diventasse la persona che avrebbe dovuto essere perché la relazione funzioni solo una volta che la relazione è finita. Per quanto mi riguarda, io cerco di prendere le distanze, calmarmi e imparare a prendere il tempo che ci vuole invece di precipitare le cose. Tu non hai colpe, hai solo cercato di farle funzionare e questo non puoi rimproverartelo. Sì, è sempre in due in una storia d'amore, no? Ma non ce l'ho più con te. Credo di aver capito alla fine e sono felice che tu mi abbia richiamato stasera. Dai, Lady, ti abbiamo vista. Grazie per averci lasciato finire. Sono appena arrivato, ma mi è sembrato di capire che per giunta abbiamo una buona ragione per brindare, no? Proprio così. La tua entrata nell'età. La tua entrata nell'età della ragione, Alexi, era tempo. Ah, ok. C'è qualcuno in questo bar che non ci stesse spiando? Scusate, siamo solo felici per voi due. È bello che vi parliate di nuovo. Forza, brindiamo. Al bel futuro che tutti ci meritiamo e al fatto che la storia del Cozy Bear continuerà a scriversi. Non riesco ancora a crederci. Che formidabile avventura. E trovo ancora più difficile dire a me stessa che è finita. La serata è andata avanti fino a notte fonda, in allegria e buon umore. Ma anche le
Cose migliori hanno una fine e il Cosy Bear si è svuotato a poco finché sono rimasti solo gli amici. E quando li ho visti tutti riuniti qui sono stata felicissima. Alcuni di loro li conosco dai tempi del liceo e mi riportano alla mente tanti ricordi. Altri sono entrati nella mia vita più recentemente, ma tutti hanno portato la loro parte di sorprese, sconvolgimenti. E se dovessi rifare tutto da capo, potrei fare scelte diverse. Ma una cosa è certa. Vorrei che mi portassero qui stasera con le stesse persone intorno a me. Lady, c'è qualcosa che non va? Non c'è nessun motivo per piangere. Credo che sia solo emozionata, Nina. Sì, che c'è. Questo è un momento prezioso. Ed è il tuo, Lady. Odio interrompere, ma abbiamo un po' di strada da fare e devo ancora accompagnare la babysitter. Certo, capisco, ma prima che andiate via vorrei un souvenir. Oh sì, forza tutti insieme e sorridete. È il momento della foto di famiglia, ragazzi. Ho impostato il timer e ho immortalato quel momento magico. Sto venendo da piangere, oddio. Che carini. Tutti personaggi positivi. Mi dispiace tanto per Alexia Morgan, perché è una cosa che non ha senso. Però vabbè. Manca anche Yoon e la sorella. Che ci aiutate così tanto. Light e Rosa. Morgan, Gavin, Violet, Kim, Yael. Nina, Panina, Alexi, Chani. E io con la scollatura, come sempre. E tutto si è risolto così, con la soluzione più semplice, cioè Castiel che si era proposto di darci una mano e alla fine l'ha fatto perché noi non l'avremmo mai accettato per orgoglio. Ce ne manderai una copia, vero? Va bene, dai, andiamo. A presto, Lady mia. Grazie per l'aiuto, Ro. Sei la migliore amica che si... Oddio, mi sto venendo da piangere, oddio. Sei la migliore amica che si possa desiderare. Tu e Light, ci siete sempre per me. Anch'io vado a casa, capa. Devo farlo se voglio essere in forma domani per l'apertura. Oh, e non rovinare il tuo fine serata a riordinare. Me ne occuperò io. Cosa farei senza di te, Nina? Per fortuna non dovrò chiedermelo. Buon riposo, buon ritorno a casa. Me ne vado anch'io, sono un po' stanco. A presto, Lady. Un po' stanco, hai detto? Grazie per essere venuto, Gavin. Castiella ha guardato andar via con un grande sorriso. Allora te l'ho detto, no? Totalmente insieme. Non te l'ho detto, ma sto scoprendo il tuo piccolo lato agente matrimoniale e chiaramente non sei male. Beh, visto che il mio Il lavoro qui è finito, questo concerto mi ha ucciso e... Aspetta, Castiel, non abbiamo nemmeno avuto il tempo di parlare, ma dobbiamo farlo. Quello che hai fatto è dolce, ma... Ma cosa? Chi dice che sia stato io? Sai, Lady, sei sempre stata lì per me quando avevo bisogno di te, quindi francamente non è un grosso problema. Ora me ne vado prima di...
diventare sentimentale. Siamo meglio di così, non cambierà mai. Oddio, che stia anche gentile con me, oddio. Oh. Non abbiamo mai avuto un rapporto così, io e lui, l'ho detto, è l'unica cosa positiva del liceo che ci ha fatto sviluppare questo rapporto. Tra me e lui, questa vicinanza, ma chi l'avrebbe mai detto al liceo? Al liceo non era mai così, ma mai nella vita. E ha fatto avvicinare anche Natalia, il concastiel, al che appunto adesso le loro battute fanno anche ridere, sono divertenti, non ci sono più risse, non c'è più odio tra di loro. Mamma mia. Senti, Lady, me ne vado anch'io, ma prima c'è una proposta che vorrei farti. Yael, sei stata una scoperta anche tu. Sono felice di potermi fidare di te. Ci sto pensando da un po', ma gli eventi dell'ultimo mese mi hanno impedito di parlartene. Stavo pensando, hai salvato il bar ed è una cosa. Ma dobbiamo far ripartire l'attività della galleria, giusto? Ah, sì, devo ammettere che non avevo pensato a cosa fare dopo. Ma sono sicura che se non voglio trovarmi nella stessa situazione fra 3 mesi. Allora, che ne dici di fare squadra? Detto tra noi, sono sicura che possiamo spaccare. Davvero? Sarebbe fantastico, Yael. Io accetto, con piacere. Ho un buon presentimento su questo. Vabbè, allora non hai imparato niente. Fantastico, sarei stata terribilmente delusa se avessi detto di no. Ora sono stanca, ma passo domani per i dettagli, socia. Sono al settimo cielo, è fantastico, è fantastica questa proposta che mi ha fatto Yael. Immagino che questa non sia l'ultima volta che esporrò al Cosipir, allora. No, è fantastico, Chani. Potresti essere una specie di artista residente e in questo modo i nostri destini saranno sempre legati. Non avrei osato chiedere tanto alle stelle. Sei una delle poche persone con cui mi sento me stessa. Sei la mia stella fortunata, Chani. Sei la persona più aperta e gentile che conosco. No, gliel'ho detto anche io queste cose. Una delle poche volte che io e la dolcetta siamo in sintonia. Ci siamo abbracciate e poi lei è rientrata. Non ha detto niente, ma so che era commossa. Anch'io! Smettiamola, vi prego. Quanti mancano ancora che se ne devono andare a casa? E sono così felice di poter dire che questa mostra è stata solo la prima di una lunga serie. Ebbene, che successo, Lady? È stata una serata fantastica, ma adesso vado. Ora sono un uomo serio, ci vediamo più tardi, credo. Grazie, per essere venuto, Alexi, e per essere stato presente per me in tutti questi anni. E niente può rompere i legami del trio infernale, giusto? Alcune cose non cambiano mai. È vero che sta cominciando a dare i suoi frutti dal Dolce Amoris, vero Nat? Oh sì, e personalmente non rimpiangerei quel periodo per nulla al mondo. E non dimentico che senza di te Dio sa come sarei finito. Siamo tutti orgogliosi di quello che sei diventato, Nat. A presto. Nat. È vero che ho aiutato anche te, sono stata vicino anche a te all'università. Bene, sembra che questa meravigliosa serata stia per finire, deve, credo. Una cosa è certa, rimarrà impressa nella mia memoria. Allora, è tutto? Io credo di aver fatto il pieno di emozioni per oggi. E
E in questo preciso momento desidero solo una cosa, il nostro letto e le tue braccia. Ryan, mi ascolti? Scusa, stavo pensando, è proprio una cosa incredibile. Non so se si tratti del destino o piuttosto di una concatenazione casuale, ma lo trovo particolarmente felice. Io ti confesso che forse sarebbe meglio continuare a filosofare domani. Non ti va di tornare a casa? Solo un attimo, non di più. Pensa, sei riuscita a salvare il bar e siamo qui da soli. Più innamorati che mai, nonostante quest'anno non ci abbia affatto risparmiati. Nonostante tutti gli errori degli uomini, è la generosità della gente che ha permesso questo momento di benessere assoluto. È come un istante sospeso, un momento di perfetta felicità. È proprio da lui, non smette un attimo di pensare. È anche per questo che lo amo. Anche io non smetto di pensare. Continuo a fare teorie. Che strano. A lungo ho pensato che l'amore fosse un fuoco ardente. Ho pens persino pensato che nel mio caso restassero solo ceneri. Poi ti ho conosciuta e mi sono reso conto che non sapevo niente, che mi ero sbagliato tutta la vita. Con te ho capito che l'amore è un'onda di mare che si infrange all'infinito portando via tutto sul suo passaggio. Ti sei imposta a me come un'evidenza, nella calma assoluta, l'ho subito saputo. Ma l'ho capito molto più tardi. Perché se ho avuto mai un barlume di intelligenza, è quello che mi ha fatto tendere verso questo momento e che mi riporterà ogni volta immancabilmente da te, nonostante tutti gli ostacoli che la vita metterà sul nostro cammino. Allora parliamoci chiaro, sarei un perfetto imbecille se non cogliessi il frutto che ci offre l'universo. E se non cogliessi questa occasione per dirti una cosa che voglio dirti da tempo. Ero persa nei suoi begli occhi sognanti e non mi sono accorta di niente. Credo che abbia assunto volontariamente un tono filosofico per addormentare il poco di vigilanza che mi restava e cogliermi completamente di sorpresa mettendosi in ginocchio. Ho una fortuna insolente, Lady. La maggior parte degli uomini passano la vita ad aspettare un momento perfetto come questo. Allora vorrei proporti di prolungarlo per il resto della nostra vita. E ha tirato fuori dalla tasca un astuccio che conteneva un magnifico anello. Allora che ne dici? Vuoi sposarmi, Lady? È sempre difficile prendere una decisione. Si ha sempre paura di prendere quella sbagliata, non si è mai preparati. Ma c'è un'eccezione, quella che abbiamo aspettato tutta la vita e di cui conosciamo la risposta da sempre. Va tutto bene? Io sono senza parole. Ho l'impressione che fin dall'inizio molti ostacoli si sono messi tra di noi. Sì, ma siamo molto più forti di tutto questo, io e te. Una lacrima gli è scesa lungo il viso. L'ho asciugata col pollice. E l'ho stretto con tutte le mie forze contro di me.
Ti amo, Ryan. Sai, abbiamo superato il peggio insieme. Quindi direi che ci resta solo il meglio. Sono così impaziente di passare al seguito. Grazie per rendermi così felice. Anch'io ti amo, amore mio. Sì, te lo voto stavolta l'episodio, va bene? Te lo sei meritato, ok? Siamo contenti? Siete tutti contenti? Oh, ho bisogno di un fazzolettino. Non ci posso credere. Oh. Terribile, in senso buono. Il percorso più bello di sempre. Oddio, il percorso più bello di sempre, ce l'ho fatta. Non ci posso credere. Mi ha chiesto di sposarlo, oddio, mi ha perdonata. Non ci posso credere. Cioè, adesso mi pento di averlo fatto, perché non pensavo che un bacio contasse così tanto. Un bacio di cui mi sono pentita subito dopo e di cui ho chiarito le cose subito dopo con Eric. Adesso chiaramente mi pento perché mi ha impedito di fare un percorso regolare con Ryan e non pensavo, non me lo sarei mai aspettata. Ho perso il momento dell'episodio 14. E poi il 13, che vabbè, quello lasciamo stare, non ne parliamo neanche. Però appunto non pensavo che un bacio avesse così tanta rilevanza nella storia. Non pensavo che il bacio mi avrebbe impedito di non ottenere la sua illustrazione, altrimenti non l'avrei mai fatto. Appunto non ero andata con Erika apposta a letto perché volevo sbloccare quell'illustrazione, quella dove si abbracciano in montagna, mentre lei piange, eccetera, eccetera. Quindi se l'avessi saputo, non avrei mai tradito neanche con il bacio. L'avrei fatto dopo, appunto, nella route di Eric. Quando avrei fatto il what if. Mamma mia, non ci posso credere. Chissà se chissà se c'era la possibilità di andare a letto con Eric, però appunto l'indomani di rifiutarlo, cioè di dirgli molto malamente ciao ciao, io non provo niente, è stato un errore, ciao. E quindi Ryan, cioè il flirt, mi perdonava ugualmente. Non so se è possibile una cosa del genere. Rifiuti Eric, quindi in questo episodio non ottieni l'illustrazione con lui. Però Ryan cioè il flirt, sì, Ryan ti chiede ugualmente di sposarlo. Non so se è possibile. Cioè che tu andando a letto con Eric e il flirt ti perdona. Che non ottieni l'illustrazione del 14, ok, l'abbiamo capito, perché non la ottieni nemmeno con il bacio. E questo l'abbiamo capito. Però in questo episodio, nel 15, la ottieni comunque, riesci a ottenerla se
se ci vai a letto e poi lo lasci? Perché ti penti? Chi lo sa? Non si sa. Non ci sono queste informazioni a riguardo. Bisogna scoprirlo da sé. E per scoprirlo da sé ci smeni un po'. Anzi, abbastanza. Allora. Vabbè, facciamo così perché non ci prendiamo in giro. E le tenute non mi piacciono. Illustrazione episodio, sì, massimo. Anche quella con Eric è molto carina. Storia, non mi ha entusiasmata. È un episodio vuoto sostanzialmente, non porta a niente, ci sono solamente molti andirivieni, c'è un riassunto di tutti i personaggi, appare pure Steve che era stato parcheggiato da qualche parte. Quindi storia no, totalmente inutile. Ah, cioè totalmente uno spreco di passi, se proprio vogliamo essere obiettivi. Illustrazioni dell'episodio molto belle. Assolutamente, che ti viene da piangere solo a guardarle. Tenute dell'episodio, brutte, cioè nel senso, niente di che, niente di che. Momento con il tuo flirt, il massimo, assolutamente, perché la proposta di matrimonio, stiamo scherzando. Performance del gioco, cosa vuol dire? L'episodio ultimo caffè prima di andare via. Puoi dare un voto che va da 1, non mi è piaciuto, a 5. L'ho donato. Hai differenti aspetti del gioco. Cosa vuol dire performance del gioco? Buona? Vabbè, non la votiamo. A parte nell'episodio precedente che mi si è buggato quando sono andata a vedere il lago, non ho mai avuto problemi in realtà. Allora, facciamo così. Ecco, visto che se fate le cose bene io le voto, molto semplice. Cominciare l'episodio seguente, mamma mia. Mi sposo. Mi sposo. Oddio. Mi sposo con Ryan, non ci credo. Ce l'ho fatta a ottenere, cioè, ce l'ho fatta ad aggiustare il tiro, praticamente. È successo quello che non volevo che succedesse, cioè questa curva, che appunto vai verso Eric. Però poi vuoi finire con Ryan, cioè non volevo fare questa roba qua, incoerente. Però alla fine mi sono ripresa, fortunatamente, grazie al cielo. E appunto, se io fossi andata a letto con lui, e poi però avessi detto nell'episodio 14, nell'ufficio di Nathaniel, no, guarda, non ne parliamo più, non provo le stesse cose che provi tu, ciao ciao, eccetera, eccetera. Non so se poi nella casetta di Heidi lui mi avrebbe perdonato, cioè quindi lui mi avrebbe fatto la proposta in questo episodio, e questa è l'unica cosa che non riesco a capire. So che dicendogli del tradimento fisico, il lovometro si abbassa di tanto, questo sì. Non lo tieni l'illustrazione del 14, ok. E però il 15, cosa succede nel 15? Mi lasciate, anche se lei è pentita. Anche se lei gli ha detto a Eric, no, guarda, non
Non possiamo continuare la storia? Forse ci sono delle scelte specifiche da fare, probabilmente, per far sì che lui ti perdoni. E per far sì che quindi in questo episodio ottieni la sua proposta. Non riesco a immaginare, la Ruth con Eric quando si lasciano. Cosa dici ai tuoi amici? Cioè, come, boh, non lo so. Tutto questo tempo insieme. E poi lo lasci per Eric, per una persona che conosci da relativamente poco. Cavolo. L'ho detto che è una scelta più che altro per persone più insensibili, in senso buono, che giocano per la prima volta a vita di coppia e che non hanno fatto l'università, così sia più facile. Mamma mia, non ci credo, ragazzi, non ci credo veramente. Sono solamente triste di questa curva che ho fatto, che a saperlo prima non avrei fatto perché io pensavo fosse solamente un bacio. Non pensavo che ci smenavo, rinunciavo a un'illustrazione con Ryan. Una bellissima illustrazione, tra l'altro, quella del 14. Altrimenti avrei fatto un percorso coerente, concludendo che appunto non valesse la pena baciare Eric, e l'avrei fatto poi nel What If. Ma se non lo baci e, non lo, e lo respingi, poi hai comunque la possibilità di andarci a letto. Cioè lo respingi, respingi il bacio nel 12, ma vai a letto con lui nel 13. Chissà se è possibile, anche queste cose non si sanno. Bisognerebbe giocarle, però ci si smena solamente. E nulla. Sono davvero contenta di averla sbloccata, di aver sbloccato il momento, più che altro. La sua proposta. Cioè che mi ama ancora e che non è cambiato nulla. Come se non fosse successo niente, diciamo, tra virgolette. Anche se il dialogo con Eric invece ci fa capire che questa cosa invece è molto presente, che io ho tradito, tra virgolette, l'ho baciato. Mamma mia. E quindi il prossimo episodio sarà l'ultimo. Mamma mia, non immagino. Se è stato potente questo, non immagino. Il 16, mamma mia. Vediamolo. Il negozio di light per il vestito e la cucina del Cosimir. Episodio 16, sì, lo voglio. Sei così impaziente che arrivi il gran giorno, il giorno in cui finalmente sarai sua moglie. Sogni questo momento da così tanto tempo. Ti restano ancora molte cose da fare prima di poter pronunciare il fatidico sì. Un matrimonio no non si organizza semplicemente schioccando le dita. Ok. Quindi passeremo tutto l'episodio a organizzare il matrimonio con testimoni, Rosa, Ciani, tutti quanti, un casino, e poi gli ultimi 5 minuti ci sarà il matrimonio. Spero più minuti a questo punto. Però sembra così. Sembra che si preannunci nella stessa modalità. Ecco, forse performance di gioco voleva dire modalità di gioco. In questo caso ho fatto bene a non mettere nessuna stella, perché non mi piace. Non mi piace la storia dei 5 minuti.
L'episodio 16, sì, lo voglio. Sei così impaziente che arrivi il gran giorno, il giorno in cui finalmente sarai sua moglie. Immagino che ci saranno anche i genitori qua, forse. Mi sa proprio di sì. È l'unico momento in cui avrebbe senso che ci fossero. Sogni questo momento da così tanto tempo. Ti restano ancora molte cose da fare prima di poter pronunciare il fatidico sì. Un matrimonio non si organizza semplicemente schioccando le dita. Sì, ma al tempo stesso non dovrebbe nemmeno essere la sposa a organizzarlo. Nel senso. Mamma mia, non lo so, sono un po' così, disorientata dalle tante emozioni. È stato un episodio inutile, oggettivamente parlando, però tutti quegli addii, tutti quei saluti, ognuno che prende la propria strada. Mi dispiace per Alexia e Morgan, veramente questa cosa non ha senso. Il fatto che non stiano insieme non ha veramente senso. Ho capito che Alexi possono avergli fatto fare il tradimento per empatizzare con me, perché anch'io ho tradimento, eccetera, eccetera. Però questo non vuol dire che non potevano rimetterli insieme, loro due. E che Morgan non lo potesse perdonare, non lo so. Comunque sì, alla fine Alexi ha detto le stesse identiche cose che ho detto io, cioè che ha un problema di autostima. Il suo problema erano i soldi. Il fatto che non si è sentito all'altezza di Morgan, eccetera, eccetera, cioè quindi, vabbè. È sempre un problema di tempismo, dice Morgan. È come se fossimo quelli giusti solo dopo che la relazione finisse. Eh sì. Spero che si rimettano insieme ancora. Non lo so, veramente non ha senso separarli, cioè che stiano con due persone diverse. Non. Boh. Ma non posso credere che la storia finisca, che brutto. Ma quanti episodi, mamma mia, conoscerli, mamma mia. Io spero che ci siano ancora in Young Dolce Flirt, che facciano qualcosa, perché veramente perdere tutto così e accontentarsi di fare i replay, i what if, è un po' peccato. Ok, bella l'innovazione, bello se mettono, non so, una dolcetta appunto come dicevo, coi capelli mossi. Altri personaggi, nuovi personaggi, si torna al liceo, eccetera, eccetera. Ok, bello, è innovativo, però. Boh, ci sono ancora troppi personaggi di cui non sappiamo niente. Appunto, Morgan. Yael. Nina. Boh. Che nostalgia. Mi sono talmente lamentata di Rosalia e Alexi, mamma mia, quante lamentele all'università, quante parolacce. Mamma mia. E adesso ho già la nostalgia. E al prossimo episodio ancora di più. Boh, appunto, non, boh, cioè, sono contenta del mio percorso con Ryan. Mi dispiace solamente di questa curva che io non sapevo di star facendo.
Altrimenti appunto avrei fatto un percorso più lineare a saperlo. Ho sbloccato l'illustrazione, cioè ho sistemato il tutto. Più o meno. Ma sarebbe stato meglio se non ci fosse stato questo inconveniente del tradimento, perché appunto così non vale la pena. E quindi nell'episodio 16 io avrò il mio matrimonio, avrò l'illustrazione con lui. Mamma mia, ma non immagino il momento del matrimonio, non lo so, voglio vedere come lo fanno, se lo fanno bene, se lo fanno gli ultimi 5 minuti. Già passeremo tutto l'episodio, la maggior parte dell'episodio a correre a destra e a sinistra. Tra Rosa che ci confeziona il vestito, Light che ci confeziona il vestito, Yoon che ci aiuta con la pasticceria. Cioè già immagino appunto il delirio di questo tipo. Spero che appunto lo facciano bene, facciano una cerimonia abbastanza originale, seria, non che duri 5 minuti appunto. Alla fine dell'episodio come sempre, mamma mia. Ma non posso crederci che sono riuscita a sposarmi. A far sì che Ryan volesse sposarmi dopo quello che gli ho fatto. Mamma mia. Dopo quell'errore, quell'errore di calcolo, quell'errore di conteggio, di disorganizzazione. E mi dispiace per Eric, veramente. Ho un vuoto nel cuore per lui. Solo che avrebbe sofferto a prescindere. O quando lo respingiamo il suo bacio, quindi non lo baciamo. O quando lo rifiutiamo dopo il bacio, o quando lo rifiutiamo dopo l'atto, l'amplesso, lui soffre comunque, perché a lui piacciamo veramente. Cacchiarola. Ci ha fatto il gesto della chitarra. Come ultimo gesto prima di andare via, mamma mia. Mi piacerebbe conoscerlo, ecco. Veramente. Mi piacerebbe avere i momenti con lui, i dialoghi con lui per capire che persona è. Perché a quanto pare è praticamente tutto l'opposto di quello che pensavo io. Lo sai che il linguaggio del corpo è la mia passione. Ok. Poi quei dinosauri, chissà perché i dinosauri. E chissà come sarebbe il matrimonio con lui, visto che qui appunto dice sei così impaziente che arrivi il gran giorno, il giorno in cui finalmente sarai sua, sogni questo momento da così tanto tempo. Però nel suo caso sono 5 episodi. Cioè, per dire, nel senso. E quindi boh, sarebbe bello vedere. Ci vuole un what if. Devo smetterla di parlare. E sognare ad occhi aperti. Ci vuole proprio un what if con lui. Perché con gli altri flirt, Natania, il Castiel, ti aspetti che sia una cosa, tra virgolette, normale. Sì, con le differenze tra le varie route, però comunque una cosa normale. Invece con lui no, perché è nato tutto da un tradimento. Quindi non lo so, non sai se magari fanno una cerimonia privata. Non si sa, cioè magari si sposano in segreto, fanno una cosa intima tra loro e basta, per viversela loro. Perché appunto i genitori non potrebbero capire, i genitori di lei, per esempio. Oppure Rosa. Chani sì, Alexi sì, però appunto in pochi capirebbero, cioè non lo so. Quindi per non essere giudicati, per non sentirsi giudicati, magari appunto fanno, con Eric si fa una cerimonia privata senza testimoni, senza. Boh. Poi appunto chissà cosa succede. Col tradimento, stando con il flirt e tradendo, vabbè, lo so, queste cose le ho ripetute all'infinito, scusatemi, però cioè, è troppo strana la situazione.
Ci vuole troppo un replay. Perché non si è mai presentata una situazione così nel liceo e nell'università, è questo che dico. Perché la cosa con Castiel nell'università non era niente, appunto, era solamente un momento. Poi la trama ti obbligava a reindirizzarti dal tuo flirt. Il tradimento era solamente un tradimento, punto. Poi c'è Castiel che ti chiede scusa, eccetera, eccetera. Però tu non hai la possibilità di cambiare flirt. E il gioco è impostato così. Come anche qui, appunto, non puoi decidere di, non so, all'episodio 4 di stare con Yoon, per esempio. Cioè, non puoi, perché il gioco è impostato così. Non può succedere niente tra Yoon e te, perché per il gioco il tuo fidanzato, la tua route è Ryan. Puoi solamente tradire con Eric. Però per il momento sono contenta di... Mi accontento di un matrimonio prima. Sono contenta del mio imminente matrimonio. Poi con Eric sicuramente lo farò.